Sta cominciando Fattacci con i De Cerebros. Bentornati a Fattacci, la terza puntata. Chi l'avrebbe mai detto? Nessuno. Benvenuti, l'appuntamento serale con i De Cerebros. Fattacci, i fatti, le notizie più calde, più discusse, più dibattute, ma soprattutto i commenti più irriverenti che andiamo a pescare nel web. E a commentare. E a commentare. Perché le nostre sono notizie prese in giro. Prese in giro. Questa non era la scritta del computer, mi ha messo in difficoltà. Ma le basi però, sai, comunque il nome del programma, il claim, l'emittente, secondo me è una cosa che possiamo... Che è utile. Va bene, tweet, meme, insomma, le cose più divertenti, più dissacranti, che poi generalmente sono le nostre. Perché non siamo autoreferenziali per niente. Per niente, assolutamente. Niente. Vado a salutare anche questi... come chiamarli, questi co-conduttori, ci siamo dei contratti. Alla fine anche il settore artistico si fanno, regolare. Salutiamo il maresciallo della Guardia di Finanza. Va bene, allora possiamo dircelo facendo il verso ad una famosa citazione, no? Anche questo Sanremo ce lo siamo levati dalle palpebre. Vedo che calmiera lei. No, perché non ricordavo bene, ma è qui, è palpebre. Mi avete chiamato per mediare. Faccio la mediatrice. Mediare. Beh, allora, Elena, so che tu sei dispiaciutissima. Veramente tanto. Tu avevi creato questo gruppo d'ascolto con le tue amiche, i tuoi amici e le tue amiche. Perché Bera è politicamente corretto, quindi ha il terrore della discriminazione di genere, quindi amici. Io parlo inclusivo. Parla inclusivo lui. Con l'asterisco. Tra l'altro oggi ho mandato la mia prima mail con ciao ragazzi asterisco, volevo dire. E tutto questo perché ha dimenticato di aggiungere la lettera alla fine, ma l'ho fatto apposta per essere inclusivo. Quindi le mie mail ormai sono tutti asterischi. Va bene, comunque con questo tuo gruppo d'ascolto possiamo dire brenzolo? Brenzolo effettivamente si addice abbastanza. Vogliamo spiegare cosa significa? Sì, brenzolo? Ecco, appunto, allora dicesi brenzola, è quella sottospecie di donna che si adira molto facilmente e ha uscito del tipo wow. Un passato da signore che si addirà. Spero di aver reso l'idea. Salutiamo i nostri amici della Val d'Aosta che non avranno capito neanche una parola, perfetto. Vabbè, adesso con Sanremo che è finito, non ci si può più mettere sul divano a commentare. Io no? Sono un po' disorientata, devo dirti la verità. Non so più come commentare chi cosa. Vabbè, ci sono un sacco di altri programmi. Vabbè, intanto ci sono le Olimpiadi di Pechino. Quelle mi tengono abbastanza attaccate, non come Sanremo, devo essere sincera. Grande Fratello. Le competizioni canoniche. Le vincono su tutto, la Grande Fratello sono altre competizioni. Non Temptation canone. Island. Temptation Island. Non ti piace, no? Niente. Vabbè. Sei tipo da Temptation Island? No. Sono tipo da Pechino Express. Okay. Faccio un annuncio, se mai dovesse succedere nella vita, a me piacerebbe partecipare. A Pechino Express non piacerebbe averlo. Il problema non si pone. Però scusate ragazzi, io voglio dire una cosa seria subito in apertura di questa terza puntata. Ho già paura, pensa. Dobbiamo ringraziare il nostro pubblico, non lo facciamo mai, grazie al nostro pubblico. Allora, veramente. Allora, è giusto. Vabbè che è siamo giusto. Autoreferenziali, a parte questo momento Barbara D'Urso. Io devo dire la verità, è giusto, è corretto, c'è solo un problema. Bisognerebbe avercelo un pubblico. No, ma io... No, guarda. Sei un po'... Dici che sono negativo? Sì, sono passato un brutto momento? Ok, ringraziamo il nostro pubblico, Gian. Stefano, io me lo sono fatto il pubblico, non ti preoccupare. Ma in che senso? No, nel senso che ce l'ho il pubblico. Fatto, veramente, lo ringrazio perché noi siamo andati contro Sanremo. Questo è vero. Noi siamo andati abbiamo fatto controprogrammazione, noi siamo andati in onda. Non ci potevamo sottrarre? No, perché ci hanno obbligato. Quindi siamo andati contro Sanremo, adesso magari vogliamo andare pure contro San Giovanni, ci becchiamo a scomunica come Achille Lauro adesso. Bravo. Che bravo. Poi è una bufala, non è vero. Non è vero, è una bufala. Ne parleremo. Comunque ringrazio il nostro pubblico perché grazie alla vostra fedeltà abbiamo raggiunto uno share del 33,3%. Oh, clamoroso, ma complimentoni. Grandi, dai, va bene. Apriamo e chiudiamo una parentesi su queste maglie. No, ma va bene, no? No, ma basta questo, scusa. Sempre il chiostro d'inchiostro? Sì, il chiostro dell'inchiostro che ringraziamo, il mio sponsor personale. Adesso mi pongo un'altra questione, tu adesso con queste maglie, finito il programma, che te ne fai? Quando faremo più di 24 puntate? Faccio una collezione di maglie e invito le ragazze a vederle a casa.
Sali a vedere la mia collezione di maglie. Quindi Gianna vincerà il premio Mister Maglietta Bagnata. Mister Viscidone dell'anno. Vabbè, esatto, ragazzi, bravo. Ho fatto questo sondaggio per capire che siamo arrivati al 33%, di share. Come fai a saperlo? Ragazzi, allora, sono felicissimo. Io sono proprio entusiasta, sto impazzendo. Ma non lo ricorda, scusa. Ma in base a che Gianna è una persona seria, avrà fatto le sue statistiche. Avrà detto, ma non c'è nessun dato ufficiale. No, ha ragione Stefano. Io ho preso un condominio e l'ho reso un condominio campione. Okay. Un condominio di tre piani. Una giuria demoscopica era praticamente. Esatto, bravo, tipo giuria demoscopica. Allora, tre piani comunque possono essere un tot di famiglie diverse. Sono solo tre famiglie. Una al primo piano, una al secondo e una al terzo. Cioè tu hai fatto un campione di tre famiglie? È una villetta trifamiliare. Ma non è un campione, è un campioncino, quello che tirano in profumeria. Sì, esatto. Però è molto affidabile. Mozzi, con una sniffata, come posso dire? Esatto, è affidabile ed è anche molto variegato. Sono almeno tre famiglie diverse. C'è mia zia, mia mamma e mia sorella al terzo piano in mansarda. Parole. Quindi siccome mia sorella ci ha guardato, è un 33% di share. Tu mi stai dicendo, nonostante questo campione sia completamente farlocco, i tuoi parenti, che sono tre famiglie, solo uno ti ha seguito. Neanche la morra. Guardavano Sanremo, vero? Scusami. Ma tua mamma, però, ma che dolore, delusione. Cioè, ma scusa. Almeno cambiare canale quando c'è la pubblicità. No. Guarda, gli faccio l'imbasciata la prossima volta. L'imbasciata vuol dire che glielo lascio detto. Ecco. Glielo lascio detto. Okay. Questo termine da Gomorra, va bene. Comunque, allora, ringraziamo il nostro pubblico, ben il 33,3%, ovvero la sorella di Gianna. Grazie, sorella. Quindi possiamo dire saluto Massore, da stavolta si può dire? Sì, okay, sì, è regolare. Non si offende, anzi è contenta. Bravi, ma siete stati una cosa meravigliosa, veramente, complimenti, bravi, belli, vi voglio bene, guarda. Ma scusa, Ezio Greggio direbbe lui o non è lui? Lui! Ma è Cristiano? Sì, allora chi? Scusa. Ragazzi, io sono onorato di ricevere i complimenti da Cristiano. Ha detto bravo, ha fatto l'applauso, ragazzi. Addirittura più onorato più di Mattarella, sì, più del Papa. Sì, perché il suo è un giudizio che conta per me. Vabbè, allora, grazie. Ma certo, ragazzi, vi ho seguito, vi volevo fare i complimenti, ecco. Siete stati meravigliosi, avete fatto questi ascolti incredibili, complimenti. Ma Cristiano... Cioè, ti stai dicendo che segui il nostro programma? Ma che mi seguo? Che mi fate schifo? Però non sono complimenti ugualmente. Chiaro. Vabbè, erano proprio complimenti gratuiti, insomma. Ma prima ci ha riempito di complimenti, adesso ci ha detto che facciamo schifo. Vabbè, non chiede niente. Andiamo avanti. Allora, visto che lei di musica ne sa assai, insomma, Malgioglio, insomma. Sì. Un paroliere. Ha lavorato e scritto con i più grandi. Ma certo, ragazzi, con grandissimi nomi. Tipo Mina. Tu ne sei qualcuno? Mina, una bomba, guarda. Mina è stata veramente Anche con Pupo. Pupo non ne parliamo, guarda, Gelato al Cioccolato è stato un grande successo. Poi Pupo, per dico la verità, è un uomo tutto d'un pezzo. Soltanto che quando l'ho incontrato un pezzo c'era, l'altro pezzo no. Può succedere però. Salutiamo Pupo. Ciao Pupo. Quel che resta di Pupo salutiamo. E poi speriamo di rivedere presto Sanremo. No, speriamo di rivederlo proprio, nel senso che dipende dall'inquadratura quando sta ospite, quindi. Vabbè, allora, entriamo nel vivo di questo, diciamo, Sanremo o quel che resta con un parere, un giudizio tecnico di chi? Di Cristiano Malgioglio, che poi tra l'altro è anche diventato giudice, no? Sì, quindi, sì, sì. Opinionista, opinion leader. Chi meglio di lui può giudicare, ad esempio, i vincitori? I vincitori di questo Sanremo? Che ne meravigliosi, pensa? meraviglioso, guarda, una cosa bellissima. Quindi, dovete veramente, complimenti. Mahmood e Blanco promossi? No, Blanco, pello. Ah, solo Blanco? Solo Blanco, con la P. Ma sono Blanco. Ma le è piaciuta, che ne so, l'esibizione, proprio l'arrangiamento, la performance? No, ma che dici? Blanco, proprio lui, cioè Blanco, mandorlato, fondendo, ma che cos'è? Un magnum? Scusi! Magari! Me lo sarei fatto con tutto lo stesso. No, ok, perfetto. La prossima domanda, chi la vuole fare di noi? Vai, tu! Io, a parte la cortesia di rimanere magari più sull'aspetto tecnico degli artisti, magari. A tal proposito, io so che lei ha lavorato con Iva.
Ah, beh. Mamma, meravigliosa. Guarda, mi dispiace che è arrivata al 22, però insomma... No, credo... No, 17, credo, 17, 17esima, sì. IVA, sì. Senti, il mio commercialista mi ha detto al 22. No, quella è l'IVA. Di quale IVA stiamo parlando? Non si è capito. Vabbè, allora, mi dica almeno... che ne so, parliamo degli artisti, degli altri artisti. Una che le è piaciuta particolarmente? Una che mi è piaciuta particolarmente, se ho una mezz'oretta di tempo per pensarci. Come mezz'ora? Vabbè, no, a pochi secondi. Emma! Emma, ovviamente siamo d'accordo. Meraviglioso, vedi quella sua energia, quel suo modo di porsi, diciamo l'eleganza, la grinta, veramente una cosa. L'eleganza, ha detto? L'eleganza proprio? L'eleganza, poi quella, non lo so, mi è piaciuta particolarmente. Poi anche la canzone, bella, potente, con significato. Insomma, sì. Cristiano, che voto darebbe a Emma? 3,5 3 e mezzo, è bellissima, meravigliosa. L'eleganza. L'eleganza. Emma è così, scusa, Emma è così, sono fatti miei 3,5 è già tanto. Ah, già tanto. Scusi, allora non oso immaginare Irama, per esempio. Ma scusa, tu mi parli di Irama, ma ti sembra un nome Irama? Cioè, nei tempi c'era Raff, Ron, Neck, no, che ci ho chiamato i miei chihuahua, così, guarda. Come chihuahua? Dei cani, voglio dire, loro. E questi di oggi, invece... c'hanno questi nomi, Irama, Mecna, Ercomi, cioè ci manca curcuma, guarda, le spezie in cucina. Quella curcuma sta bene dappertutto, quindi anche dal e poi cantano canzoni che speziano il cuore, veramente una cosa. Ma questo mi ha fatto ridere, attenzione, speziano il cuore. Scusi, ma Giorgio, che l'hai capito? Stefano, l'hai capita posteriore, ma sì, è la mia specialità, maestro. No, senta, non a caso è un paroliere lui. Ma la posso riusare? O è tutta sua? Ma certo. Grazie, gentilissimo. No, lo senti, sai. Senta, maestro, ma già che ci siamo, è su San Giovanni? A proposito di nomi particolari. Esatto. San Giovanni, guarda, ho detto io, c'è San Giovanni, sicuramente farà il duetto con Salmo. Poi tu ti immagini uno che arriva a San Giovanni decollato, canta da Dio, ma è chiaro, una letania. Ma come? Veramente San Giovanni è una letania, sì. Quindi scusi, ha San Giovanni, pure, San Giovanni che voto gli dà se è una litania? È una litania, diciamo 8. Cioè, noi voti sballati. Per contrario, ma come dobbiamo leggerla? 8. Vabbè. Vabbè, allora, infinito. 8. Senta, allora le chiedo, visto che sui pareri musicali non capiamo tantissimo. Andiamo agli outfit. Andiamo sugli outfit, visto che lei è anche esperto, sono insomma, curioso. Di televisione, di costume, di eleganza. Di eleganza. Di eleganza. Scusate, ma guardate il mio di outfit. Cioè, lo volete mettere in confronto a quello di Orietta Berti, Orietta Berti. C'è della credine, a cretine. Della cretine. Orietta Berti. Guarda, non so cosa significa cretine, però secondo me sì, perché... Ma ha copiato tutti i vestiti, tutte le idee, tutti gli outfit addirittura che avevo io. Ma certo, vuol dire, una sera si presenta come spugna da bagno là, sì, quel vestito giallo, quel vestito giallo da SpongeBob. Ma ha rubato l'idea me l'ha rubata. Io avevo pensato di vestirmi da manicotto. Ma non faccio gesti. Vabbè, ma solo quell'outfit o c'è altro anche? No, quello dell'ultima sera là, guarda. Quale? Era vestito da uomo perugina. Là, blu, sembrava un Pokémon. Sì. E anche lì mi ha rubato l'idea, perché lei ha pensato all'uovo, ma io già c'avevo la sorpresa pronta. Ecco fatto, bene. Perché lei si finisce sempre con il doppio senso? Cioè, non se ne cava un ragno dal buco. È incredibile. Amore, buco è il mio genere, complimenti. Dal buco. Quindi lei spesso si chiede dov'è buco. Ma certo, non sempre lo trovo, però mi ha chiamato il suo impresario, mi ha detto che ci avresti qualcosa per il genere di buco, ti andrebbe di scrivere qualcosa per buco, ho detto guarda, per come sono combinato, per me oggi come oggi un buco vale l'altro. Elena, chiudiamo con la domanda di rito, dai. Bene, c'è una canzone dunque che ha preferito una su tutte. Una che le è rimasta nel cuore?
Nel cuore sì, quella, mamma mia, guarda, se la ancora la sento, la fallo, è quella dell'amministratrice di condominio. La ma chi era? Non c'era, no? Credo che sia un errore. No, non c'è. Con le mani, con la mano. Ah, la rappresentante di lista. La rappresentante di classe. Ma che classe? Nella classe list, che ne so, ragazzi, mi sono fermato alla seconda media, quindi non è che non sono tanto di queste cose. E mi è piaciuta con le mani, con le mani, con il, e soprattutto con il culo. Ciao, grazie, chiudiamo il collegamento, chiudiamolo. Però effettivamente, cioè, la canzone dice effettivamente così, con le mani. Avevo capito, non c'è bisogno di ripetere. No, non mi permetterei mai, assolutamente. Voi mi dovete avvisare. Quindi con il Bugo, ciao. Salutiamo, perché è un featuring. Sentiamo a Bugo, okay. E quindi diventa con le mani. Basta. Allora, possiamo proseguire con il momento più atteso, l'unico forse. Forse l'unico momento. Ha finito il programma? No, il secondo. No. Ah, ok, scusate. Il secondo più atteso, allora. Stiamo parlando della top trend. Sì. E devo dire che il pubblico si è... Il 33,3% che è mia sorella, lo ricordiamo, si è espresso, ci ha proprio chiamato e ha detto: ma è bellissima quella cosa che fate alla top trend, ma perché non lo fate diventare tutto il programma? E quindi abbiamo deciso di non farlo più. Esatto. Quindi sicuramente prenderà sempre più spazio questa rubrica, in modo tale che possiamo sviscerare meglio gli argomenti, giusto? Sì, è stata la sorella di Gian che, insomma, per Girl Power ha voluto dare più spazio. Ma noi abbiamo un direttore creativo ombra, cioè questo. Esatto. E noi ci allineiamo al gusto, al parere del pubblico. Ecco. Quindi la nostra crew risente di una famiglia molto potente, sì. Una famiglia Esposito. Ragazzi, voi sottovalutate i potenti mezzi. Io mi sono organizzato, ma... per una grafica, rimanete un attimo lì, non vi muovete, Per una potentissima grafica della oggi, della top trend di oggi. Ma ecco. Scusa, ma allora no, parliamone, perché io avevo chiesto esplicitamente insomma, alla post-produzione di fare un'infografica precisa con l'elenco di tutte le... Perché abbiamo la lavagnetta? Perché non tenevamo budget. Ragazzi. Ma come no? Io avevo i soldi. No. Predisposto 50 euro per il grafico. Ma ho comprato le gole. Ce li siamo mangiati. Ma come? ragazzi. Ma 50 euro di gole? Di gole? Sì. Ma se viene una gastrite è clamorosa. Cioè, ma scusa. 50 euro di gole? Ma poi perché fare pubblicità? Vabbè, perché sono le mie preferite. Un domani può diventare sponsor. Io non ho parole. Allora, questa è l'infografica di oggi. Questa è l'infografica. Ragazzi, perché non ti piace? Allora, al quinto posto... Rossi Gate più hashtag Ferilli. Ferilli Gate. Ferilli Gate. In realtà la prima è Rosigate. Ah, Rosigate. Dai. Questa manco la sapevo, quindi voi vi state frequentando fuori da questo programma, tu e Gian. Chiaramente sì. Ma le persone intelligenti non fanno domande. Non facciamo domande. Poi al quarto posto abbiamo Outfit da Incubo. Ok. Terzo posto Carling. Spieghiamo perché. Oh My Dad al secondo posto e Caro Bollette in prima posizione. Esatto. E quindi cominciamo ufficialmente dal... Dal quinto posto. Che fai? Parti dal primo. Lui non gli piace. Scusa, dire hashtag, non capito una cosa. Questo metodo innovativo, evidentemente, no? Che rimanda un po' a canzonissima anni 60. Cioè. Comunque c'è anche il difetto di spoilerare gli hashtag prima che avvengano. Però dà anche quella... Ah, quel restate con noi. Restate con noi. Follow up, come dicono quelli bravi. Vogliamo fare un primo piano su quello che sta facendo. Sull'operaio. Abbiamo un tecnico di studio. Grazie, scusate. Perché appoggiarlo là? Che cascherà la prima ginocchiata. Questa. Ragazzi, è l'infografica, va messa lì. Va bene. Allora, io posso recedere dal programma, c'è cioè un limite perché... Ma io come faccio a essere già stanco all'inizio della puntata? Dai, basta. Elena. Allora. Quinto posto, vai. Quinto posto, si parla del Ferilli Gate. Oh. Che è successo? Peggio del dossier di Ustica. Peggio dell'11 settembre. E cos'è? Che ne so, peggio della morte di Paul McCartney. È un gomblotto. Di Pippo Franco. Ma peggio, sì, è vero. Peggio. Perché la vuoi dire questa cosa? Vogliamo dire questa cosa. Allora, sembra, su internet gira questa voce, che Pippo Franco sia morto negli anni 80. Adesso salutiamolo. Perché noi italiani eravamo invidiosi dell'affair Paul McCartney. La versione amatriciana dei Beatles. Che succede però? Siccome in quel momento era molto molto famoso, la Rai è andata in crisi e ha detto: non possiamo dire al pubblico che Pippo Franco non c'è più. E quindi hanno preso un sosia di Pippo Franco che da allora lo sostituisce. Fantastico. Ci sono anche dei reperti di archivio in cui si può vedere chiaramente nelle fotografie della differenza tra un Pippo Franco e l'altro. E addirittura della capacità canora tra un Pippo Franco e l'altro. Che è più bravo quello di adesso?
No, è meno peggio. Vogliamo dire che abbiamo coniato questo termine in, in radio, perché Fattacci anche radio. Stefano, che conosce tutte queste dietrologie, è ufficialmente il nostro medico dietrologo. Ah, beh, esatto. Quando ti vuoi far prescrivere una dietrologia, un complottismo, chiamo lui. Esatto. Essendo medico dietrologo, che faccio? Poi, la notte faccio la radio, il pomeriggio visito la prostata. Comunque. No, vabbè, che dietro... allora, sapere, guarda, per, perché Ferili Gate, ma soprattutto perché Rosigate, come l'avete soprannominato tu e Gian, perché insomma questo festival è stato un po' sotto traccia, un pochino dal però, punto di vista trash, diciamo. Sì, esatto, abbiamo avuto non tantissimi meme, qualcosa sugli outfit, sì però... diciamo che polemiche quasi niente. Beh, però ascolti alle stelle, ascolti alle stelle. Si sono tutti diciamo precipitati nell'ultima puntata i casi di trash e di polemiche, quindi finalmente quella puntina, quell'antichia, insomma, ci ha dato qualcosa su cui pensare, confrontarci. Quel fervore, sì, no? Sì, quell'elettricità. Sì. E quindi è successa questa cosa della... La rosicata. La rosicata madre, ma vogliamo parlare prima della rosicata, diciamo, zia? Eh sì, dai. Parliamo della la rosicata zia, dai. Chi arriva prima della Ferilli? Arcomi. Arcomi. Vuoi fare un tutorial su come si pronuncia? Allora, Amadeus diceva tu lo fai... la prendeva lunghissima. Arcomi. Tu perché sei dal raccordo anulare in su? Esatto. Invece a Roma, a bello, guardami, Arcomi. Ci vuoi anche mettere la mano? Non so se proprio ho capito che hai detto. Anche la mano a cucchiare, se vuoi. Che è successo a Arcomi? Allora, intanto abbiamo una... No, questo è Olmo, quello che faceva Fabio De Luigi tanti anni fa, mai dire gol. No, faceva? Scusate, regia, Fabio De Luigi. C'è Olmo. Inequivocabilmente merda. Scusa, me la rimetti un attimo? Vogliamo dire che... Arcomi qua non sta nello spogliatoio o nella sala pesi. No, è proprio sul palco. Sul palco, sì, insomma. Sì. Si vede che il budget per gli outfit era finito, ha detto facciamo sta genialata, spogliamoci. Che poi non sta facendo nessuno, sta aspettando una novità assoluta ultimamente. No, ormai una cosa proprio nuovissima. È un bel vestito di pelle, possiamo dire. Allora, io direi una cosa, se saliamo al 66,6% di share, che poi si fa presto, basta che sei con la cazzia o mamma, se... io e Gian veniamo a petto nudo la prossima puntata. Ma perché scendere anche sotto allo zero? Che bella idea! Devi finire la frase, che bella idea del... Vabbè, comunque Arcomi ha rosicato perché insomma i giornalisti si sono scagliati contro di lui. Come avete visto lui si è messo a nudo, ma ha messo a nudo durante l'esibizione anche quelle che sono le sue carenze vocali, canore, no? Sì, diciamo che non ha fatto performance... ottime. Dai, però canzone è carina. No, in realtà... Zitta che rosica, se ci sente. Sì, sente. Ci sente. Ma dipende pure che lavoro uno fa, cioè quello comunque... È esposto, non è che deve cantare per forza bene. No, a Sanremo mica serve cantare. No. Ah, ma lui stava a Sanremo. Sì, esatto. Arcomi. Ma dai, Arcomi si fa? Ma lo posso applicare? Arco. Però c'è da dire che lui giustamente ha rosicato perché il suo disco è tra i più venduti del momento, quindi... C'è questa discrepanza sì, tra... Sì, perché è ascoltabile, è simpatico. È simpatico, che giudizio è simpatico. È il più amato dei ragazzi, è simpatico. E poi il disco è venduto perché è l'unico che ha fatto il disco. Su Spotify fa schifo. Vabbè, perché ha rosicato soprattutto? C'è oltre stata a questo la rosicata fatto, finale. Perché nell'ultima serata lui ha fatto insomma questo, diciamo, questo appello, questo un piccolo monologo, un po' piccato alla fine. Poi è arrivato Amadeus e che è successo? E Amadeus l'ha preso per mano e gli ha proposto di chiudere, mandare la pubblicità imitandolo nella camminata. Quindi l'ha preso per mano per portarlo giù dalle scale e lui prima se ne voleva andare, poi l'ha seguito. Tipo, a forza. La scena epica, abbiamo un meme e ricordiamo, usciamo, usciamo. Che fa paio con il meme dei De Jackal e il successivo è, te vuoi fare la Baldoria. Attenimolo un attimo, come potete vedere c'è Amadeus tutto preso da questo momento super ilare e lui che si fa trascinare come un bimbo che entra alle scuole elementari al primo giorno. Sì, non si è prestato. Però dai, Arcomi, ci sta, sei un personaggio, sei a Sanremo e dai spago al buon Amadeus, no? Sciogliti Arcomi. Però anche questo fa colore come fa... Tanto colore, anzi colorito, il linguaggio della Ferilli nazionale. Che è successo? Grande, Sabrinona. E allora, la rosicata quando è avvenuta? È il momento in cui Sabrina e anche un po' tutti noi ci siamo resi conto, ma meglio sul finale, che Amadeus stava dando veramente poco spazio a Sabrina Ferilli. Nel senso che lei era... che abbiamo una sigla. Sì. Una sigla? Ah, nel momento Ferilli abbiamo questa sigla qui. Tu sei un pezzo di me. Perfetta. Sei un pezzo di me.
Va bene, avete capito. Direi che, ricordiamo che il brano è dedicato a un capo, perché la spiegazione è stata questa. Cioè, è vero. Perché? Si è sentito da dietro le quinte, insomma, microfoni aperti, che Sabrina diceva, pezzo di merda. Con l'accento è diverso. Esatto, diverso. Abbiamo anche un contributo, una news, insomma, che... Ecco, vedi, saremo 2022, scoppia il Ferili Gate, pezzo di M, spuntano i fuori onda. Adesso noi non possiamo farli sentire, esatto. Però abbiamo anche la, insomma, il successivo, la stampa, Ferili Gate, tra fuori onda, ipotesi smentite. Amadeus, nessuna tensione con Sabrina. Sì, perché il giorno dopo in conferenza stampa è stato tutto ovattato dicendo che lei ce l'aveva con un cavo. E che tra loro scorre, allora, assolutamente. Intanto la prima tesi del medico dietrologo è che si riferissero a Morandi, perché molti hanno sentito Morandi pezzo di... Però si no, può... Andy no, pezzo. Morandi. Morandi pezzo di... No, è una contraddizione in termini. Morandi. Sì, si è pure bruciato le mani, dai, poverino. No, come fai a dare un appellativo del genere? Al massimo Morandi, Morandi è un pezzo di pane. Sì, mi fai la Ferilli come se avesse detto pezzo di pane? Morandi, però cattiva. Questo pezzo di pane. Suona bene. Potete chiamarmi Sabrina se volete. Guarda, visto che abbiamo il contatto di Sabrina, non escludiamo no, che... Ma infatti la frase era potete chiamarmi Sabrina, che non si è capito. Cioè, non dicendo alla regia se non potevamo. Escludiamo il fatto che dopo la pubblicità possiamo chiamarla. Andiamo veloce, perché abbiamo pochissimi secondi. Quindi parlava di Morandi, parlava di Amadeus, era colpa di un cavo. La spiegazione migliore ce la dà la Collu. E secondo me Sabrina Ferilli non ha detto Morandi pezzo di ma la frase è proprio una sintesi, una crasi in romano di quelli grandi far pezzo di ve lo dico io, riferito ai premi che sta annunciando Amadeus lasciando a lei i minori. Ah, ecco, vedi, ha spiegato. Ma io credo, credo di più alla tesi del cavo, perché io spesso inciampando nei cavi mi rimango. Ma scusa, ma che offesa è un io cavo? Quando sbatto il mignolo sul comodino, maledetta, esatto. Faccio, è un minimo. Chi di noi non parla quelle cose? Quindi diciamo che se è vero quello che dice la Collu e quello che pensiamo anche noi, non Stefano, è probabile che ci sia rimasta male, perché soprattutto quando ha annunciato Emma, praticamente annunciava sempre lui tutti i nomi, ma non solo Emma, i nomi più importanti, i cantanti più prestigiosi, e a lei faceva dire poche, pochissime cose. Quindi scusa, i Cerebro scrivono niente. Amadeus o la Ferilli? Questo vorrei ma dire. Ma nessuno. Okay, siamo d'accordo. Cioè, non c'è Ercomi, ragazzi, a noi c'è non c'è Ercomi. Allora, ci dicono la regia, perché mentre passava la Collu, che siamo riusciti ad agganciarla. Non ci credo. Però, ma chi? La Ferilli? Sì, però abbiamo un problema di un attimo di collegamento. Quindi, ragazzi, non stiamo scherzando. Rimanete con noi, perché tra veramente pochi secondi abbiamo Sabrina Ferilli in diretta e possiamo chiedere direttamente all'interessata a chi, insomma, si riferiva a questo pezzo di... Me. Me. Pezzo di me. Di me. Voglio darti me. Un pezzo di... Bentornati a Fattacci, l'abbiamo annunciato proprio nel primo blocco, siamo riusciti a collegarci telefonicamente, pensate, con Sabrina Ferilli. Ma che onore, che piacere. Che cosa incredibile. A cui chiedere direttamente il motivo e soprattutto il destinatario di quell'offesona, sei un pezzo di... Sabrina, ci senti? Ma... Sabrina? Ma guarda te che mi tocca fa oggi. Gianni, io ti ho detto che non mi presto a queste cose, ma chi sto sti quattro per accottare? No, non Sabrina, se non ti parlate noi, questo è sicuro. Sti pezzi, te guardo. No, ma no, è in onda, Sabrina. Stampa, no? Regia, per favore, o staccate, perché se no facciamo una bella figura noi, Ma che segreta, la giallappa spende, ma manca forse una lettiera del gatto. Scusi. Poi sono lenti, sono antichi, sono mosci. Allora, parla sicuramente di noi, sì. In questo caso non è un cavo. Sabrina. Niente, ci sente? No, è caduta la linea. No, meno male, sarà la regia ha fatto bene, però. Dai, era pure un po' una situazione. Riusciamo allora a recuperarla. Passiamo all'hashtag successivo. Forse la stanno richiamando, mi dicono. No, ma non c'è bisogno. Non c'è no, bisogno. Vabbè, dai, magari riusciamo a parlare. Ciao, mi sentite? E Sabrina. Ciao, Sabri. Sì, ti sentiamo. Mi sentite bene? Sì, ora sì, purtroppo sì. Anche vabbè. Anche prima, però. Tecnologia. Che hai avuto difficoltà prima, no? Che bello essere in collegamento. Ah, sei contenta di essere in collegamento con noi? Sì.
Tanto, bravi, siete proprio bravi. Certo. Grazie, sì, Sabrina. Grazie. Scusa per l'attesa prima, non so cosa stavi facendo mentre provavamo a collegarci. No, ma niente, guarda, sono abbastanza libera a sto momento, poi io conosco i tempi televisivi, comunque vedevo i complimenti, veramente, ragazzi. Sì. Bravi. Bravi, siete freschi, siete forti, guardate, vi meritate, non lo so, una carriera tipo Jalappa Spain. Sì, magari. Cioè, perché secondo te siamo simili come impostazione, tutto. Sì, soprattutto tu, guarda. Ecco, ma lo immaginavo, incredibile. Vabbè. Che ridere. Sabrina, allora, arriviamo al dunque, ma a chi si riferiva con quell'offesone che abbiamo sentito? Tutti hanno parlato, tranne te, ti do del tu, insomma. Ma certo. Ma guarda, a me dispiace tanto sta cosa, io non capisco che cosa è arrivato, io non ce l'ho assolutamente con Amedeo, io voglio tanto bene, sono stata tanto contenta di Fasto Sanremo, l'ho pure scritto su, come si chiama, Instagram. Sì, Instagram. Sabrina, Instagram. Instagram. Va bene, uguale, lo stesso. Ecco, abbiamo anche un contributo, ecco, sì, è scritto. Esatto, io ho scritto, mi sono divertita tanto, è stato un equivoco, voglio dire, io ho pure messo Ezzin in faccia al fio, ma io... Cioè, ma così gratuitamente così sta quando cosa. Ti ricapita. Sabrina, no, scusa, quando vuoi chiarirti anche con me, io sono a disposizione. No, regalo per la prossima, te già l'hai fatta, mi sa. L'attacco d'asma. Più di una volta, sì. Va bene, allora Sabrina, ti lasciamo andare, so che sei impegnata, so che staresti tanto tempo con noi, ma probabilmente hai da fare. Sì, ma io non ho capito, ma a chi si arriva? Quindi niente, così, a nessuno. Ma no, è stato un equivoco, io non so cos'è arrivato, è vero pure che ci sono delle interferenze spesso a Sanremo, magari non è. Può essere. Siamo ai complotti, siamo. Sì. Capisco. E come no, probabile. Chiaro, poteva essere anche Radio Maria che c'aveva con Achille Lauro. Che si è innestato, oppure una vecchia registrazione della Ferilli che andava in quel momento. Vabbè, quindi non si è esposta. Ma ci sono cose che devono rimanere così, come il famoso gol di Turone. Rimangono nella storia, quindi non bisogna neanche troppo andare lì a spogliare. Grazie, no, grazie non Sabrina. Non scavate, lasciate perdere. Vabbè, con questo... ultimo attacco di asma, ti salutiamo. Vabbè, si attenta ai fuori onda, solo questo. Ma ciao. Certo. Effettivamente. Mi raccomando. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina, ciao. Ciao. No, mi dovete staccare, io con questi ci voglio parlare più, soprattutto con quello là che sembra che c'ha meno peli del culo del macaco. C'ha presente il macaco? Mamma mia, antipatici poi, mai più, terribile, mai più. Si riferiva a me? No, Vera. Sì, Vera, sei tu, e chi è? È Gian, però pure uno basta, cioè le cose vanno dette. Gian, scusami, Gian. Sì, si riferiva a te, Vera. Bravo. No, perché poi certe volte... possiamo dare la pubblicità. Andiamo e mandiamo. No, non si può dare la pubblicità adesso. Vabbè, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti. Prossimo hashtag. Quarto posto, outfit da incubo. Quindi torniamo ancora su Sanremo, esatto. Sperando che sia proprio l'ultimo argomento, ma ha tenuto banco, insomma. Beh, decisamente sì, perché insieme al Ferilli Gate. Insieme al Ferilli Gate, se è vero che Sanremo è il festival della canzone, è anche vero che quest'anno, durante questa settimana, abbiamo visto degli outfit tra i più strampalati. Ma scusa. Sembra un po' che si attiri l'attenzione solo, cioè più con l'outfit che con la canzone. Quindi rilanciamo la solita domanda: ma Sanremo è un evento televisivo o musicale? Bellissima. No. Sembrava Morelli. Sembrava Morelli. Aspetta, se sembra Morelli, devo dire che se lo ritieni più televisivo, hai un cattivo rapporto con tuo padre. Ma lascia stare. Ma perché c'è sempre colpa il padre? La sempre, madre, sempre. Beh. Allora, sta di fatto che... qualcuno si è fatto prendere un po' troppo la mano. Costumi, vestiti, c'è da dire che però Sanremo capita nel periodo di carnevale, quindi c'è vero, questa assonanza. Vero. La domanda è, ma Sanremo è il festival della canzone più bella o dell'outfit, del look più strano, più sopra le righe? Questa è la domanda di oggi. Chiediamolo a nonna. Che opinionista. Guarda, nonna sicuramente avrà un'opinione terribile, anche perché appartiene a un'altra generazione diversa da quella di quest'anno. Certo. Chiamata Zeta. Zeta. La siamo generazione Zeta. Come le targhe, noi siamo arrivati alla Zeta. E dopo che fa, si ricomincia? Non lo generazione so. AB, generazione BC. Beh, sta di fatto che generazione Zeta fa, diciamo, come dire... si unisce al concetto di con la fluidità. Esatto.
modalità, sì, anche sì, nei vestiti. Il modo di vestire, di presentarsi, no? Cosa ha detto Michele Bravi? Ha detto è importante che anche il vestirsi in un certo modo, esporsi, insomma, dimostra, racconta la propria identità, oltre che con la musica. Ma beh, siamo sì, sicuri che invece non distolga troppo l'attenzione dalla musica per portarla in altri lidi? Vuoi rispondere? Se ritieni di essere attratto, no. Vabbè. Sei Marzullo, non è più Morelli. Sapete quando sei cominciato a parlare di outfit stravaganti? Sì, io sì, lo so. Quando? Con Achille Lauro. In principio fu Achille Lauro. Questi sono stati i nostri meme. Questo è il primo Sanremo di Amadeus. E vi ricordate uno dei look più stravaganti di Achille Lauro? E noi avevamo appunto ipotizzato che il suo stilista fosse Giacomo Poretti. Giacomo Poretti. Quindi diciamo che Tafazzi più il pipistrello fa Achille Lauro. Ma l'anno dopo... Mina più un cavallo ha fatto il look successivo. Però sono sobri rispetto agli outfit che abbiamo visto quest'anno. Sì, perché Achille Lauro è stato spodestato del suo ruolo, no? Lui è tornato in gara, aspettava chissà che cosa. In realtà gli è stata rubata proprio la scena da due personaggi inaspettati. Orettona Berti e Iramone. E vabbè, anche Blanco è andato mezzo nudo, no? No. Su Blanco nessuno ha protestato. Non parlare di Blanco, questo non ci richiama Cristiano Maggiore. E se in grifa, come si dice a Roma. Tutto è nato dalla seconda serata, esplosa proprio questa polemica degli outfit, perché vediamo il prossimo meme. Facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Outfit e stilisti. Sì. Amadeus veste Guy Mattiolo. Vabbè, guarda com'è elegante. Anche se il viola porta sfiga, dice. Ma era un Bordeaux, Borgogna. Emma veste Gucci. E Irama l'uomo ragno. Che si è vestito con questo centrino della nonna, questa ragnatela, ha fatto discutere. Da lì è stato un via libera praticamente. Un via vai. Sì, perché sembrava proprio una rete da pescatore. Guarda, quella lì. È iniziato il carnevale di Sanremo e di Irama. Per arrivare all'ultima sera, facciamo un altro riferimento, un altro collegamento con l'ultima serata, è sempre questo binomio mashup. Outfit e stilisti, vediamo, ecco, Morandi veste Giorgio Armani, l'eleganza, San Giovanni Diesel, un po' più giovane, fresco, Noemi Carglass, che ha avuto questo outfit, sembrava veramente un parabrezza esploso, cosa è quello, ti casca. Molto principesco, però era un po' vetrato. Sembrava uno specchio con quei 7 anni. Vabbè, andiamo avanti. Hai parlato di Orettona Berti, che cosa ha combinato Orettona Berti? Qua abbiamo una sequela di meme, che veramente, partiamo dal primo, guarda... ecco, azzurra. Questo forse è l'outfit che è più rappresentativo, no? Si può sembrare anche una spugnetta, una qui. Una spugna, ma anche una bomboniera, sai, di quelle che si regalavano negli anni '80 per la comunione, ecco. Sono le tipiche spugne che si trovano nelle docce. Nelle docce, brava, esatto, brava. Che raccolgono batteri, funghi. Qualsiasi e peli. Cosa. Sì, sì. Andiamo avanti. Stupenda Orietta Berti vestita da variante Omicron. Questa è bellissima, meravigliosa. Un po' di black humor ci sta. Ancora avanti. Ecco, questo è quello che diceva anche Cristiano Malgioglio, no? Quando si è vestito da uovo di Pasqua. Testimonial. Sì, ecco. Effettivamente, deve aver preso dei soldi. Non riesco a capire chi delle due è Orietta. E chi è l'uovo di Pasqua. Dopo metto a fuoco. Andiamo avanti. Ecco, questi gli amici di Jakar che l'hanno paragonata a un famoso Pokémon, Articuno, che sono le carte Pokémon di gioco. È vero! Bellissimo! È vero. Sì. Per me questo ha vinto, perché poi io sono un fan sfegatato, sono cresciuto con i Pokémon, quindi Orietta, le Pokémon, insomma. Ti ha fatto vince, sognare, volare. Ok. Come direbbe... con queste parole, perché Articuno ci richiama Malgioglio adesso. Ah, no. Io volevo dire, mi ha fatto volare, come direbbe Rovazzi, che ha fatto coppia con la Berti, no? E niente, sei cintura nera di Ganges. Io sono incredibile. L'abbiamo già massacrato abbastanza, ma non troppo. Dobbiamo concludere proprio la mazziata finale. Perché secondo me quello è capace che suona il citofono di Cusano Italia TV e ci entra e ci mena tutti quanti. Va bene. Però Ercomi, anche lui è stato molto particolare con i suoi outfit, no? Vero, sì, dopo essersi presentato nudo. Nudo l'ha fatto. Eh sì, chi può averlo vestito? Il suo dermatologo. Fai prendere aria, sai, a casa da via aria, così. Però ha avuto diversi look, abbiamo visto quello da Olmo,
ma c'è anche questo che è un po'... Ecco, Ercomi mani di forbice, perché lui si è presentato è lui. Con questo look un po' triste, un po' misterioso. Cupo. Mi fa impazzire. Sempre di pelle, però un'altra pelle. E poi ovviamente gli abbiamo aggiunto, no, che siamo delle menti accese, le forbici di Edward mani di forbice. Ma azzeccatissimo, perché veramente, guarda, c'è anche lo sguardo da Johnny Depp in questa foto, guarda. Ma era Johnny Depp che faceva Edward, molto giovane, giovanissimo Johnny Depp. Ricordiamo che Johnny Depp recita bene solo se è mascherato da qualcosa, esatto, perché se no non è come faccio altri amici. Johnny, lo so che guardi Cusano, ma scusami, cioè, lo sai, poi tra me e te l'amicizia è quella che è, insomma. Bene, ma l'outfit che ha fatto più discutere, anzi più divertire gli utenti del web, soprattutto su Twitter, è un altro, perché lui ha sempre queste pose un po' particolari, quindi si è messo di un po' di tre quarti, con quel mood un po' stiamo a vedere che sta succedendo. Chi è? E poi, ecco qua, con i guanti in lattice nero, quando hai appena finito di lavare i piatti e qualcuno mette la tazzina nel lavandino. Cioè sempre. Guarda, l'espressione è proprio quella. È quella. Sì, sì, solo sì, i guanti non mi sembrano proprio quelli che si usano per lavare i piatti. Quelli di solito sono gialli. Vabbè, sì, ma adesso non stiamo a vedere il killer, colore. Ecco, Però, ecco, ti immagini un po' così, un po' arrabbiata. Io così? Io no. I piatti non li lavo. Benissimo. Bene, e dopo questa autoaffermazione femminile. C'ha la lavastoviglie, ragazzi. Esatto. Allora, ma qua non si parla soltanto di costume, no? No, ma anche di buon costume. Cioè cercare di non essere troppo volgari o cercare di essere troppo trasgressivi, perché cioè poi questo gancio è un po' pericoloso, perché se va sulla buon costume dobbiamo stare attentissimi. Vi pongo questo quesito, no? Essere trasgressivi sì. È un quando essere trasgressivi può rappresentare un'unicità, l'identità dell'artista, e quando può diventare invece pura volgarità, insomma, e uscire un po' fuori da quelli che sono gli schemi anche della performance e l'esibizione. Una domanda marzulliana proprio. Difficilissima. Per applicare la sana regola di non arrivare alla propria libertà fino a non offendere quella dell'altro. Ecco, attenzione, bravissimo, perché guardate Achille Lauro che cosa ha combinato. Abbiamo un contributo di fanpage. Domenica la canzone, lui si è giustamente battezzato. L'avete visto, no? Sta cosa ha fatto discutere. Forse l'unica cosa che ha fatto discutere di Achille, perché poi ha fatto un festival un po' sotto traccia. Si è battezzato, tu dicevi, è stato in apertura comunicato. Scomunicato, sì. Bufala, non è vero. Dice che tu sei una bufala. Io sono una bufala. Sicuramente, diciamo che è stato semplicemente una ramanzina, sì, certo, quella che è arrivata dal Vaticano. Anzi, più che una ramanzina, è arrivato proprio un comunicato, anzi, diciamo, un post molto efficace dell'Osservatore Romano, che è la voce ufficiale del Vaticano. Ah, pensavo fosse il signor Luigi, l'Osservatore Romano. No, che sta lì, osserva le cose che succedono. Esatto, no, non è così. Lo sapete come ha risposto? Non ce la si aspetta questa risposta, no, da loro. Vai, Ele. Chiamati in causa da Fiorello, la cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto su Achille Lauro. In punta di piedi, perché Sanremo è Sanremo, l'osservatore è l'osservatore. E in questo caso si limita ad osservare che, volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all'immaginario cattolico. Niente di nuovo. Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista, difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro in ginocchio di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta. Visto? Bravo, lo sapevo. Adesso potete pensarla come volete, no, pro Achille o pro Osservatore, però una signora opera risposta. D'arte, opera d'arte. Vero, stoccata, vero, sì, vero. Sì, sì. Allora, a parità di trasgressione, quindi io direi 1-0 per l'Osservatore Romano, però c'è stato un altro trasgressore, però buono, come dire, un po' mi è anche dispiaciuto. Un soggettone, potete imparare. Un soggettone, che si è presentato, già il nome fa un po' ridere, Truppi. Che ricorda Truzzo. Esatto. Johnny Truzzi. Da Truzzi a Truppi, il passo è breve. Abbiamo un altro amico. Forse non lo ricordate bene, ve lo mostriamo. Lui. Eccolo qua. No, questo è Marco Montemagno. Infatti abbiamo proprio su questo una chicchetta. Intanto, ecco, perché è trasgressore? Perché si è presentato sul palco con Canotta. Più e più volte. Lui ha detto, ma perché io mi esibisco così da sempre e la mia identità. Soprattutto a casa. Certo, lui le ha fatte rifare. Il mio outfit della domenica, solitamente è bianco, poi mi sporco con il ragù e divento così. È molto interessante, ma dobbiamo dire che Stefano anticipava il fatto che, oltre a far ridere, sorridere per questo, diciamo, outfit minimalista da casa, casalingo, anche la sua somiglianza è stata tanto chiacchierata.
Ecco che cosa abbiamo estrapolato dal Fatto Quotidiano, delle somiglianze, no? Beh, da una parte Zero Calcare, dall'altra Montemagno, secondo me Montemagno è veramente spiccicata. Ci prende, sì, ci prende. Noi dei Cerebros abbiamo trovato un'ulteriore somiglianza. Con te? Vediamo il prossimo. Squiddy. Squiddy. Se voi dite, esagerate, dai, non ci azzecca niente, guardiamo il meme. Canta Squiddy, l'abbiamo vero, colorato vero. Di blu. È proprio lui. Messo il cappellino e dietro, se guardate bene, c'è SpongeBob e Patrick. Bravo, bravissimo, erano loro. Il va bene, come farsi tanti nuovi amici? Vabbè, allora... Era qualcosa invece che se Truppi riempirà gli stadi non sarà il nostro ospite. Per qualche tempo. Tra l'altro chi sarà lo stilista di Truppi? H&M? Non lo so, lo chiediamo... a un massimo esperto, cintura nera di costume e buon costume. L'osservatore romano. Sai cosa dice? Uno che ne sa, no? Uno che ne sa. Diciamo uno che ne sa. Che ne sa? Stiamo parlando di un opinionista, di un conduttore televisivo. Radiofonico. Fonico. Amico. Forse. Amico tuo. Non lo so dopo questa intervista. Esatto. Bisognerebbe chiederlo a lui se è amico tuo. Chi abbiamo in collegamento? Moreno Amantini. Buonasera, ma quanto buonasera. Siete cattivi, ragazzi. Oh. Moreno, ti abbiamo battuto in fatto di cattiveria. Mamma mia, un quartetto tremendo. Ma ci si diverte qui, siamo guasconi noi. Siamo dei pezzi di me? Siamo stati cattivi o sinceri? Entrambi? Ma devo dire, no, quella giusta dose di cattiveria che a me, sapete, fa sempre molto, molto piacere che sposo egregiamente, anche se però, ragazzi, ve lo devo dire, quest'anno i look di Sanremo sono stati fin troppo sobri. Cioè, se noi dici? Andiamo... Ma come? Ah, sì, se andiamo a rispolverare nella storia del festival, c'è stato ben di peggio, eh. Ah, lo stesso Lauro quest'anno era sobrio, al di là del fatto che si è... battezzato in diretta, al di là del fatto che pure lui è sceso scalzo, ma lo aveva già fatto Anna Oxa, cioè nel senso Loredana Bertelli Marina Rey con una bravissimo, ma Loredana Bertè si presentò con una pancia finta. Scusa, Moreno, io e Gianmarco ci presenteremo con la pancia vera, cioè le scelte, quelle, capito? Fu Patti Bravo che attaccò la gomma da masticare sul microfono? Sì, mi sembra di sì. Patti Bravo in passato venne anche molto criticata per un abito negli anni 90, se non ricordo male, per un abito rosso e nero che sembrava una spagnola, ma sì. Un abito molto molto eccentrico. Quindi ce ne sono stati, insomma. Quindi mi stai dicendo che dal passato a oggi l'unica cosa che cambia sono i social, per cui abbiamo la possibilità bravissimo, di... Bravissimo, con i meme... Anzi, devo dire che quest'anno voi siete stati bravissimi perché è stato il festival meno memizzato, diciamo, no? Perché adesso non è che voglio portare acqua al mio mulino perché faccio parte della squadra Rai, però ragazzi è stato un festival... dal 60% di share fatto però in... Moreno non so se hai letto che il restante 33,3% l'abbiamo fatto noi di share. Ma smettila, sei veramente un buffone. 33,3% di scem. Poi siete anche abbastanza cattivi, io porto acqua al mio mulino, quindi lato Rai Play and Digital abbiamo fatto dei numeri pazzeschi proprio sui social ma anche in piattaforma, e durante l'ultima serata, ragazzi, abbiamo battuto anche Pornhub, mai accaduto. Caspita, nella storia caspita. Ma sappi che non mi avrete mai. Guarda, io siccome sono multitasking stavo direttamente su Sanremo ma col computer. Ma non lo vogliamo sapere, non vogliamo saperlo, un po' a destra un po' a sinistra. Anzi, ci fai una cortesia, ci saluti tutti gli amici del linguaggio LIS di RaiPlay, che poverini, oltre a tradurre ovviamente tutto quello che viene detto sul palco, devono anche tradurre in maniera musicale le canzoni. Ma come fanno? Ragazzi, è pazzesco, è un lavoro importante. Rai per il sociale è veramente... da questo punto di vista veramente è in grado, no, di coinvolgere tutti. Una meraviglia, forse, complimenti comunque. Beh no, è importante, no, far arrivare la comunicazione su più fronti, insomma, poi cerchiamo, da questo punto di vista anche io mi faccio serio e sono poco credibile, però insomma è importante, assolutamente è stato un bel messaggio. Senti Moreno, ma sei contento del vincitore? Molto, molto, mi piace, io sono contento, proprio, diciamo. Sono contento proprio del podio, sono contento del podio perché devo dire che è stato un festival che ha messo d'accordo tutti, le generazioni dei nostri genitori con Gianni Morandi, la generazione mia, quella un po' boomer, no? Con Elisa. Non ti buttare giù, la nostra. Non ti butto giù, io sono un boomer serio, convinto, quindi non mi convintamente boomer, bene. E poi sta benedetta generazione Z con Blanco e Mahmood. No, devo dire che poi è stato un festival, a me è piaciuto anche da un punto di vista delle canzoni, cosa che solitamente
passa un po' in secondo piano, no? La canzone è più, io lo dico proprio da addetto ai lavori, per me Sanremo è il capodanno della televisione, è un evento che attendiamo tutto l'anno, un evento che ci lavoriamo come matti, e chi fa comunicazione non può prescindere dalla settimana sanremese, quindi insomma quest'anno è stato show televisivo più musica, quindi secondo me è riuscito egregiamente. L'unica pecca, vai, secondo me, al di là dei vestiti, di qualche outfit, no scherzo, l'unica pecca è stata la scelta delle cover straniere. Io non l'avrei permesso, cioè il festival della canzone italiana. Anche se il pezzo chiamato... di Emma e della Francesca Michelin. È stato comunque divertente. Piccolo inciso, so che ne abbiamo parlato anche prima, ci prendiamo qualche minuto, sforiamo, chiediamo scusa ai nostri, ai piani alti, però il tema è importante perché Emma proprio oggi, se non sbaglio, è stata protagonista di un episodio poco poco carino, perché non so esattamente chi e neanche lo voglio indagare, ma un tizio si è permesso... È un giornalista, Davide Maggi. Giornalista, ecco, vuoi dirlo tu velocemente così poi... Ma semplicemente Davide Maggi, in una delle sue tante dirette Instagram, da quanto ho capito, parlando con qualcuno e parlando proprio degli outfit, come stiamo facendo noi adesso, ha detto, citando la famosa calza a rete di Emma... Ha detto: quando hai una gamba pesante, forse la calza a rete va evitata. Se non sbaglio, è importante, ha usato questo aggettivo. Importante o pesante, adesso non mi ricordo, però insomma, il sottotesto era: quando sei un po' paffutella, cioè diciamolo tranquillamente. Naturalmente, Emma ci è rimasta male, ha citato il body shaming. Allora, io sono forse la persona meno politically correct del mondo. Io sono dell'idea che tutta questa restrizione, no? Questo si può dire, quello non si può dire, è un po' eccessivo. Però io credo che ci siano dei personaggi e dei giornalisti che, visto che Davide Maggio è un'importante penna a livello di analisi televisiva, dovrebbe limitarsi a fare quello. O quantomeno, come mi è capitato anche a me di parlare di festa, perché secondo me alla fine il vestito non è tanto importante quando è eccessivo, quando non ti sta bene. Il vestito è importante, secondo me, legato al contesto, cosa che forse questi giovani stanno un po' perdendo, perché arriva prima il personaggio, no? Guarda, che... Moreno, hai fatto un ottimo assunto, quello che poi era il nostro dubbio, cioè... quanto è identità, autenticità, bravo, e quanto invece è personaggio, cioè oltre quella che poi è quello che, di, quello che vogliamo ascoltare, cioè la propria musica. Senti, però siamo... Insomma, Emma stava bene, Emma era vestita benissimo. No? Evidentemente Davide Maggio non ha mai visto Gianmarco con le calzarete, invece sì. E quindi no, poi tra l'altro il nostro lavoro, il nostro ruolo, aspetta, che è quello di dissacrare, di essere comici. Piccolissima cosa, se mi permettete, Davide, sì, Maggio pochi giorni fa in collegamento con La Vita in Diretta, se non sbaglio penultima ultima puntata del Festival di Sanremo, sul green carpet c'era Bassetti, il virologo che tutti abbiamo conosciuto per quello che purtroppo stiamo vivendo, e lui, scherzando, volendo fare una battuta, ha detto: io vorrei avere il tempo libero che ha Bassetti, come se un medico non possa andare a teatro o al cinema. Quindi, secondo me, il signor Davide Maggio ha perso l'ennesima occasione per tacere e far bella figura. Bravo! Ha proprio chiuso bene, perfettamente. Sono d'accordo con te. Io volevo solo dire questa cosa qua in chiusura, che noi comunque siamo comici e anche noi scherziamo, ridiamo, certo, degli outfit, ma senza mai arrivare a intaccare anche quelli che sono, diciamo, le i valori, l'etica, certo, le sensibilità delle persone e le caratteristiche fisiche. Emma oggi era quasi in lacrime perché è dispiaciuta, anche perché il testo della sua canzone era proprio incentrato su questo anche, quindi insomma è stato veramente un attacco vile, e lei ci tiene a dire: ragazze, vestitevi come vi pare. Sì, esatto. Questo sì, in generale, teoria. In pratica, diciamo invece agli artisti che stanno al gioco, allo scherzo, quelli che noi un po' percuiamo, un po' meno a volte, come un po' meno. Ma ragazzi, non avete citato Michele Bravi, cioè all'ultima sera. Ma perché non era Michele Bravi quest'anno? Quest'anno era Mia Martini. Era, no, una cosa un po' forte, cioè, l'immagine un po' forte. Senti, un nome, un promosso e un bocciato per gli outfit, così. Beh, promosso sicuramente Gianni Morandi, promosso sicuramente... Massimo Ranieri, ragazzi, Fabrizio, la vecchia guardia. Fabrizio fa parte un po' della vecchia guardia, ragazzi. Cioè, sì, dai, sì, sì. Vabbè, ma stile classico, allora a te piace? Stile molto classico. Come mi è piaciuta tantissimo, per esempio, a me sono piaciute anche Donatella Rettore e Dito nella Piaga.
Si sono incastrate bene. Donatella ha giocato con quel look che ricorda un po' il colore dei suoi capelli. Vero. Sembrava un po' la carica dei 101. È vero. C'è stato un momento Crudelia De Mon, c'è stato. Bravo, sì, bravo. Sì. E i flop chi sono? Il bocciato per eccellenza? I cani bravi, ragazzi. I cani bravi, bravo, 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 ce l'hai là. Allora, io ti... in tutto, dalla canzone, dall'espressione, da quando parla, che dice, siamo tornati a cantare. No, ma figlio mio, no, abbi pietà di noi, no. Vabbè, lui sta in questa fase un po' black. È un po' depresso cronico, no, troppo. Però ti posso dire una cosa, secondo me lui cercava di imitare un personaggio che invece ha funzionato ed è stata la rivelazione di quest'anno e credo che... per costume, buon costume, tu mi possa appoggiare in questa cosa che ti sto dicendo. Secondo me il grande applauso va a Drusilla. Beh, sì, assolutamente. Ti è piaciuta? Fantastica. Non puoi dire di no perché te l'ho lanciata in mezzo. No, è stata fantastica. Io mi aspettavo molto di più, mi aspettavo molto più, mi aspettavo più trasgressione, mi aspettavo più frecciatine, invece è stata molto elegante. Bene. Moreno, grazie. Ti ringraziamo. Moreno, grazie. A voi. Ci ricordiamo di non chiederti mai un parere su di noi. buon tutto, so che fai mille cose su Replay, quindi insomma seguitelo dappertutto, anche sotto casa, se dicevo qualche cattiveria. No, quello no. Grazie Moreno, a presto. Ciao Moreno. Ciao Moreno. Allora, noi stiamo sforando qualche minuto, ma poi recuperiamo in coda, anche perché abbiamo un'intervista con un personaggio... importantissimo. Però abbiamo in fretta e furia un altro hashtag al terzo posto. Sì, al terzo posto, hashtag Carling. Oh, che bello. Questa è un'ottima notizia. Finalmente un'ottima notizia. Oh my Carling. Andiamo così. Oh, guarda, scusa, che proviamo, cosa si... Di Carling. Carling. Fa ridere la parola. Di un altro sport? Short track. No, non fa ridere. È così. No. Curling? Così. Vabbè, sì, scusami. Questa scelta non me l'avevate comunicata. Ma meglio così. Vabbè, meglio a posto. Cos'è che successo? È successo? Che Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno vinto l'oro nel doppio misto a Pechino. Bravissimi. Abbiamo anche la news. Vediamola. Ecco qua, dalla Gazzetta dello Sport, una magia incredibile, l'Italia è oro olimpico nel curling misto con Costantini e Mosaner. Secondo le classificate, sapete chi sono, no? Chi? Mia mamma e mia zia tira la pentola e mia madre con lo spazzolone davanti. Non aprire questa polemica. Intanto, sì. Giusto celebrarli, vediamo anche una foto di due. Eccoli qua, facciamo un applauso. Va bene. Ragazzi, non stiamo trattando tutte le altre medaglie che abbiamo vinto, compreso la medaglia d'oro nello perché? Short track con Arianna Fontana, che salutiamo. Perché tua cugina? È sintonizzata, solo che lì poi c'è il fuso orario. Ovviamente tutte le vittorie sono importanti, però questa è stata trend. Insomma, la Fontana concorreva da solo o era in coppia con l'altro? Allora, stiamo sforando... Di Trevi, erano Fontana di Trevi, mi ricordo. Allora, stavo dicendo? Berardino portato all'estremo. Allora, perché ne stiamo parlando? Perché è andata in tendenza? Intanto perché è uno sport che ha preso sopravvento e che viene fatto e praticato da relativamente poco. Si parla di 300 tesserati in tutta Italia. E quello che tu però hai detto... Però c'è stato uno sfondone. Eh sì, perché quello che tu hai detto, Papaio... con quello che ha detto un altro commentatore, quindi adesso stai attento, chi? Zazzaroni, ecco, che è il direttore del Corriere dello Sport. Che dice? Ivan Zazzaroni svilisce il curling, una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti, ragazzi? Allora. Questa è Zazzaroni. Ma come siamo ridotti? Ricordiamo che Zazzaroni è simpatico come le morroidi. No. E quindi io abbiamo un altro amico. Volevo lanciarlo. Ma guarda, una comitiva di amici, stanno uscendo tutti dal gruppo WhatsApp. Insomma, lui l'ha minimizzato così. Secondo me è stata proprio una mancanza di rispetto nei confronti comunque di gente che fa sacrifici tutti i giorni. Poi piccolo, grande che sia uno sport. Allora, spesso cosa dicono le donne del calcio? Che sono 22 cretini che corrono dietro una palla. E la lanciano in una rete per raccogliere tonni? Sì. Sai cosa dicono dei conduttori televisivi? Beh, hai idea di quello che dicono. Meglio di no. Quindi, insomma, secondo me questa uscita è stata proprio un'uscita a vuoto, come diceva una cosa che era variale per parlare di un altro con Zenga. Che ha un po' di problemi con la giustizia ultimamente. Anche con la rabbia, con la gestione della rabbia. Vogliamo farci un altro amico? Allora, la polemica di Zazzaroni, secondo me, è stata spenta completamente invece da un grande attore italiano. E vediamo
il post che è stato pubblicato su Instagram. Edoardo Leo, ecco qua, che cosa ha scritto? Edoardo Leo ha detto: era già tutto previsto, ma contro di noi se la sarebbero vista brutta. Campioni! Questo fotogramma che voi vedete è del film di Edoardo Leo. La mossa del pinguino. La mossa del pinguino, bravo. Che parla proprio di Carli. Sì, c'era un gruppo di amici che... Amendola, insomma, era interessantissimo. Scelgono di fare Carli. Molto carino, molto carino. C'era, non so se abbiamo anche un altro contributo, l'abbiamo preparato all'ultimo, era la risposta a un tweet, ecco qua. Questo utente poi ha fatto successissimo su Twitter, ha risposto a Zazzaroni con, che non è proprio una battuta, però insomma racchiude il senso. Dice: il Canada ha 16.000 tesserati nel curling, gli Stati Uniti 15.000, la Scozia 11.000, la Svezia 7.000, Russia, Cina, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Giappone, tutti più di 2.000. In Italia ci sono circa 300 tesserati, due di loro hanno vinto l'oro alle Olimpiadi. È semplicemente incredibile. Vero. A volte non serve far ridere per far capire le cose, ma essere così serafici. Sì, pensa sì, a noi sì. Che non facciamo ridere e non facciamo capire le cose. E non facciamo informazione. Allora, noi abbiamo sforato tantissimo in questo blocco, chiediamo scusa, ma insomma gli argomenti sono tanti, sono interessanti, e poi perché, ripetiamo, facciamo un po' come... ha fatto Amadeus quando ce l'ha menata con Checco Zalone, sì. E adesso Checco Zalone, no, un Checco Zalone, un ospite che cambierà la nostra vita, la serata, tutto quanto. Noi, così anche noi abbiamo un ospite nell'ultimo blocco e ci dedicheremo più a lei, quindi stringiamo un po' gli argomenti, però volevo regalarvi in chiusura, prima di andare in questa chicca, secondo me date un premio Nobel all'autore di questo meme. Neanche Oscar, un Nobel a chi ha fatto la faccia di Salvini sulla boccia del curling. Che Zazzaroni direbbe il bollitore, e la Meloni. Meloni è incredibile, sembra lei, è fatto benissimo. Ma è lei. Ma è lei, perfetto. E penso che non possiamo parlare di politica, che non è lo spazio giusto in questa puntata, ma è proprio la fotografia della situazione in cui Salvini ha ufficialmente detto che non esiste coalizione di centrodestra. Esiste una coalizione che è quella di Fattacci, dei Cerebros, e niente, con questo link bellissimo diamo orrendo l'appuntamento a... all'ospite. A tra poco, che ospite? Tra poco. Ah, scusa, rilancia. Mi svilisce sempre. Rilancia. Diamo un appuntamento al nostro ospite che ci sta aspettando. No, scusate. Sì, ci sta aspettando. Ok, vedi che alla fine poi mi mette ragione, in sicurezza. A tra poco. A tra poco. Bentornati a Fattacci, prosegue questa, diciamo, classifica dei trend più dibattuti, i fattacci più caldi del momento, e eravamo arrivati al secondo posto. Esatto, al secondo posto troviamo l'hashtag Oh My Dad. Allora, Oh my god. Allora, diciamo che intanto questo hashtag non esisteva realmente, ci siamo presi questa licenza poetica. Ovviamente... L'avevo intuito, ti dico la verità, non so perché ero arrivato. L'hashtag originario è dad, perché si parla di dad? Perché sono cambiate le regole. Di nuovo, un'altra volta. Sì, esatto. Brutta storia. Da qualche giorno sono cambiate le regole e c'è molta confusione prendo a riguardo. Prendi nota. In realtà è molto difficile. Perché già la settimana scorsa abbiamo parlato di maturità, che sono cambiate le regole della maturità. Esatto. La settimana sono uscite le regole di rientro dalla quarantena. Esatto, okay. Quindi adesso, didattica ricordami, a distanza. Quindi adesso quando è che si attiva il piccione viaggiatore per andare a spiegare ai ragazzi? Dobbiamo chiedere al ministro dei trasporti, delle comunicazioni anche. Prego, allora, dimmi Elena, spiegami un po', fammi. Non ho gli occhiali da vista per fare il momento professoressa. Caspita. Allora, potresti fare questa cosa che si faceva a scuola? Non lo facevate voi? Oh, io non so fantastico. Se ci arrivo, non sono così flessibile, no? Quel cartone animato. Questo che è il momento verità. Il momento verità, ma altissimo tra l'altro. Allora, va bene. Io segno, Scuola primaria. Io non ci riuscivo perché secondo me ho qualche problema di articolazioni elementari. Maestra Tubertini, vuoi richiamare l'attenzione? Sì, ragazzi. Scuola primaria. Che qual è la primaria? Insomma, la ricapitoliamo. Quella che ancora devi fare. Quella che l'elementare. Allora, in cui l'hanno bocciato tre volte già. Alimentari. Allora, fino a 4 casi... si rimane tutti in presenza, sì. Con autosorveglianza. Che significa autosorveglianza? Che se inizi a sentire qualche sintomino ti devi fare l'autotest. Diventi il quinto, così vai, mandi tutti in dado. L'autosorveglianza è quella che Gian fa in bagno solitamente. Mi stai dicendo che in una classe se ci sono quattro... Fino a 4 casi. Quindi bisogna fare una lavagnetta con le X. Esatto. Sì. Fino al quarto caso si può stare. Si rimane tutti in presenza.
per, con la FFP2. Oh, okay. Tutti, professori e alunni dai 6 anni in più. E ricordiamo poi la FFP2, come dice il nostro amico Osho, che salutiamo. Solo a pronunciarla nei contagi 2-3. È vero. Più il tampone dopo 5 giorni, il tampone... Così a buffo. E valgono tutti, il molecolare, l'autotest, l'antigene, vale tutto. Anche fatto l'esame delle urine, cioè va bene qualsiasi cosa. Esatto. Ragazzi, non esagerate con i tamponi che diventate ciechi. Ma basta con questa battuta che ritorna. Dal quinto caso in su, allora, per chi è vaccinato, ha la vaccinazione fresca, è guarito da poco, non cambia niente. Per chi non è vaccinato, invece... si parte con la didattica digitale integrata, adesso non si parla più DAD, ma DDI, didattica digitale integrata. Calmati. Che è successo? Volevo fare questo momento ricreazione, sì. Perché ci stiamo un po' distraendo. Scusi, quindi dopo il quinto che ti posso tirare le caccole adesso? No, perché ricreazione lo facevo. Che poi mi serve, tra l'altro. Ragazzi, tornate calmi. Tornate in voi. E mi sono già detto. Se c'è un quinto positivo, che succede? La variabile è se sei vaccinato o meno. Se non sei vaccinato, stai... A casa. Quarantena di 5 giorni. Posso dirvi una cosa? Sì. Non voglio sminuire assolutamente le tue doti di insegnamento. Riassuntive. E comunque la mancanza dell'occhiale non ti ha dato incisività. Me ne rendo conto. Per fortuna, visto che noi siamo degli alunni ripetenti, sì. E non abbiamo proprio studiato tantissimo, ci vengono in soccorso gli amici di Scuola Net che hanno preparato delle grafiche. Le grafiche. Grazie agli amici. Non di che tu Scuola non sia Net. Stata chiara. No, loro sono per carità. Io mi sto stancando di stare qui in mezzo, voi non mi valorizzate. Elena. Si sono arrabbiata. Allora abbiamo partiamo. Niente DAD per i vaccinati e quarantene di 5 giorni. E questo c'hai ragione. Aveva ragione Elena. E ti stupisci? Questo sempre per le elementari. Ecco le nuove regole in caso di positivi a scuola. Appunto, io non riesco a leggere perché anche io ho gli occhiali. Vai avanti, Gian, fai come fanno. Prossima slide. No, vai avanti. No, vado avanti a leggere. Pubblicità. Allora, Gian. Nuove regole in caso di positivi a scuola generano il caos. Questa è la domanda. Titolo, allora, andiamo avanti. Facciamo chiarezza, per scuole medie e superiori. Sì. Vado io? Vai. Vado io. 2 o più positivi vaccinati, non è prevista la DAD. FFP2 per 10 giorni, controllo del Green Pass, questo per i vaccinati. E invece i non vaccinati hanno 5 giorni in DAD e per rientrare devono avere un tampone rapido molecolare negativo e una FFP2 per 5 giorni. Allora, Elena, eri stata anche tu chiarissimo. Devo però diciamo che... No, ma io non sono arrivata a raccontare medie superiori, quindi... aiuta. Okay, allora andiamo avanti. Ecco, e per le elementari, stesse regole, ma a partire dal quinto positivo e non dal secondo. Esatto, sono un po'... Ce lo dice che è ammorbiditi. L'ultima grafica. Ecco, importante, queste regole sono inoltre retroattive. Quindi se hai avuto il Covid 2 anni fa, puoi tranquillamente uscire di casa adesso, cioè non devi aspettare. No, dice, se stavi già in quarantena e hai fatto 5 giorni, anziché i 10 previsti fino ad oggi, puoi rientrare a scuola. Oh, perfetto. Fantastico. Allora, io adesso... vorrei essere nei panni dei genitori comunque, devo essere ma in sincero. Generale come vita? In generale proprio. Eccoci, allora, noi ovviamente questa confusione che avete potuto avvertire un po' è reale perché effettivamente anche noi abbiamo fatto fatica a reperire fonti e notizie, anzi ringraziamo Scuola Net che abbiamo chiamato, ma che è successo? E loro ce l'hanno riassunto così. Però abbiamo anche un po' interpretato quello che sta accadendo in questi giorni, cioè i genitori non stanno veramente capendo che cosa bisogna fare, anche perché il decreto, credo che sia proprio un vero e proprio decreto, comunque le nuove norme sono parecchie confusionarie, poi il quinto, il quarto... Quarto, che poi sarebbe la trippa, porchetta... cioè. È complicato, ma io vi chiedo, vi pongo questa domanda, la DAD, secondo voi... Ok, è stato uno strumento utile e importante in un determinato periodo, no? In piena pandemia. Ma alla fine, secondo voi, è stato uno strumento che ha salvato i ragazzi e l'istruzione o addirittura ha fatto fare un downgrade? Beh. Allora, credo che non ci fossero alternative ad un certo punto, però che venga usato da oggi come monito per non farla mai più. Questo è il senso. Quindi mi stai dicendo che pur essendo nell'era digitale, volendo essere super digitali, super connessi, in realtà... Allora, c'è uno dei fattori fondanti della scuola è la socializzazione, che secondo me viene ancora prima della didattica.
E la DAD? Lo sentite serio, perché Stefano ha una figlia, quindi sì, ha vissuto... di 14 anni, quindi l'ho vissuta in casa. L'avete situazione. Fatta un po' insieme praticamente la DAD, perché poi sì, esatto. Riguarda sia figli che genitori. E ha veramente mortificato la socializzazione, il concetto di integrazione, di condivisione, di convivenza all'interno del gruppo classe, quindi non sono ha veramente... un po' rincoglio... Sì, praticamente un sì. Un bel po'. Io comunque ho fatto una grafica riassuntiva, ragazzi, se possiamo... Ecco, mi avvicino a favore di camera, così capite tutti bene di cosa stiamo parlando. È uscito. Speriamo ciao, Gian. Gian. Legge? No, vai indietro. Aspetta. Vediamo un po'. Ancora indietro, indietro. Foglio bianco, attenzione, eccola qua. Ecco qua. Un po' più, okay. Molto chiaro e riassuntivo. Benissimo. Quindi, elementari. Medie, superiori e università. Bene, ok. Benissimo. E ti sei preso anche il tempo per fare questa gag, grafica, tra l'altro. Okay, okay. Era riassuntivo. Va bene, c'è anche un altro problema, che è la connettività, no? In Italia si parla tanto, no? Di cercare di connettere quanto più possibile i ragazzi, ma comunque chiunque ha la rete, no? La rete facile, veloce. E credo che siamo ancora in altissimo mare, anzi sì, certo navighiamo ma non benissimo. No, fanno finta di farci credere che la connessione è un po' come l'energia elettrica, ce l'hanno tutti, ma non è esattamente così. No, soprattutto parliamo anche delle realtà più locali, non solo delle grandi città. Secondo me, secondo noi, per riassumere tutto il caos della DAD, tanto torneremo su questo argomento, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa perché riguarda anche la maturità, no? I ragazzi si lamentano dell'inserimento di nuovo delle due prove scritte perché dicono non siamo pronti per fare queste prove scritte perché veniamo da 2 anni di DAD. Qualcuno dice che ci stanno marciando su, qualcuno dice che hanno ragione, è un tema che va affrontato, noi torneremo spesso anche perché insomma riguarda tanti italiani, tante famiglie. Tra l'altro voi sapete che, come dice il ministro Bianchi, la popolazione di studenti è più grande della popolazione ad esempio della Norvegia, se non sbaglio, parliamo di milioni e milioni di studenti, quindi un vero e proprio stato. Ma oltre a fare il colto, voglio mandarvi... Un po' stupito. Un po' stupito, sì. Pure io. Questo, diciamo, questo riassunto di una nostra amica, attrice, autrice, insomma, una web star a tutto tondo, che ha provato a riassumere che cosa significa vivere la DAD nella speranza di non tornarci mai più. Complimenti Martina, ti vedo più attento ultimamente. Prima pagina stampata! Mamma, corri! Arrivo! Allora, stampato, pagina 42, pagina 43, pagina 44, pagina... Non mi fa entrare, mi dice accesso non accessibile. Buongiorno, maestra, ma ciao, maestra, oggi con nome. Oddio Maria, il call center della Vodafone. Allora, pagina 4, pagina 45, pagina 46, 47, 48. Mamme, scusate, cioè io ho acceso il computer, no? Però non mi fa andare sul sito della MED della scuola con il link del G Suite per il classroom con lo Zoom dello Skype. Senta, mi scusi, noi sono una settimana che abbiamo problemi di connessione. Mia figlia poi se prende brutti voti, ve li scalo dalla bolletta? Eh? Scusate, mamma, adesso che cosa c'è? È appena finito italiano? Si è inceppata la carta! Cosa c'è? Matematica? Mamma, ma qual è il trapassato prossimo del verbo sottintendere? Io lo sapevo che dovevano finire le cartucce sempre quando ti serve! Mamma, sto a fare la video lezione! Mamma, io non ho capito le frazioni complementari. Mamma, sto facendo video lezione. Mamma, non si connette. Mamma, scusate, ma i compiti li hanno mandati? Perché non va? Mamma, come si fa il rombo? Allora, guarda, sì, perché bisogna fare questa riunione. Oddio, io l'ho sempre fatto con le patate. Mamma, sto facendo i compiti! E niente, perché praticamente sto qua rinchiusa nel momento in cui... Mamma, vieni, abbiamo finito! Ah, abbiamo finito! Ecco, posso tornare ad essere la padrona di casa! Mamma, domani ci aspetta un'altra giornata di DAD, sei contenta? Grazie.
grande. Andrà tutto a bere, mi sembra che sia la miglior chiosa. Soprattutto adesso, secondo me, un bicchiere di vino andrebbe fatto per dimenticare quello che è il prossimo hashtag che sta facendo discutere e anche arrabbiare, infuriare dolenti note tutti gli italiani. Forse ne avrei bisogno, effettivamente. Arriviamo al primo posto con questo hashtag, caro bollette. Che nonostante caro bollette non è caro, ma è proprio care, non ha nulla di affettuoso. No, niente, per niente. Veramente si mette di nuovo mano nelle tasche degli italiani. Dovremmo fare dei pantaloni senza tasche, perché sennò è un problema. Vabbè, comunque la notizia... Io te la volevo spiegare. Però non ci ho capito tantissimo, ti ho trovato per questo un ospite che è in grado di farlo molto meglio di me. Ah, bene. Vi volevo solo far vedere, prima di lanciare... No, non l'ho lanciato, io mi sono giustificata come al solito. Ti sei giustificata dicendo... Sì, io non te la spiego. Quindi hai chiamato l'aiuto da casa. Un secchione che te lo può spiegare. Esatto. Bene, allora, in rapida successione, caro bollette, c'è poco da spiegare. In realtà la notizia è fresca, ma neanche troppo, perché già a gennaio ci sono state le prime avvisaglie, soltanto che eravamo tutti un po' presi dai festeggiamenti. Infatti, col primo contributo di Sky TG24, leggiamo, stangata di Capodanno, aumenti del 55% per l'elettricità e del 41,8% per il gas. Ma qua già se ne parlava a Capodanno. Andando avanti, adesso il Carlino dice energia alle stelle, insomma, gli aumenti della luce arrivano al 55%, insomma, e parliamo ancora di rincari. Siamo rovinati praticamente. Poi arriviamo, qua c'è un po' di confusione con le percentuali, no? Perché si parla di 55%, poi 100%, 600%. Insomma, rincari del gas fino al 600%, così PMI e turismo finiscono in ginocchio. Diciamo che in Italia abbiamo problemi con le percentuali, sì, tra i contagiati positivi, il 3%, il 2%, abbiamo un po' di... Perché si parla sia per categorie, settori energetici, ma anche insomma al mese, all'anno. Leggo, siamo care bollette... Siamo un paese di santi poeti e calcolatori. Leggo, caro bollette, rincari fino al 600%, e chiudiamo rapidamente con l'ANSA. Pensate, è talmente diventata centrale questa tematica che ad esempio in Sicilia hanno coniato questo hashtag blackout dinner, perché praticamente i ristoratori in protesta a questi cari rincari delle bollette, e quindi ovviamente devono poi in qualche modo guadagnarne, quindi aumenta tutto quanto, hanno deciso di fare una serata senza corrente o senza luce, ma tutti con le candele. Un sacco di cene romantiche. Esatto, che di San Valentino potrebbe anche Potrebbe essere un propedeutico. Non solo, ma mi ricorda un po' la soluzione che ho adottato io nel mio piccolo a casa. Cioè io sono sceso nel locale contatori e ho staccato il mio contatore, basta. Vabbè, per polemica. Ma tu come vuoi fare? Vuoi vivere come nell'antichità? No. Le candele, la torcia? No, l'antichità non fa tanto per me. Mi sono solo collegato con un cavo all'altro contatore. Ma cosa succede? Io magari sbaglio, ma che tu sei reato. Adesso controllo un secondo. Ma tu devi smettere di dare queste pillole di criminalità. No, ragazzi, è facilissimo. Basta. Andiamo oltre. Ok, perfetto. Andiamo. Ovviamente, sempre per il maresciallo, ragazzo, scherzo, ovviamente, un amico. Esatto. Comunque, ragazzi, per attenuare questo reato, vi dico solo che mi sono collegato a quello di mia mamma. Forse non è reato, in effetti, però così. È tra familiari. Ma non potevi semplicemente chiedere se ti dava una ciabatta. Ma tua madre che ha detto? Ma il brivido del furto, ragazzi, il brivido del furto. Niente, non mi ha detto niente. Poi voglio vedere anche la sorpresa sul suo volto quando arriverà la bolletta raddoppiata, ecco, capisci? È quello lo stesso. Che bel rapporto familiare. Bello, veramente. Non ti voglio chiedere come fai col gas, guarda. Il gas, vabbè, quello sono anni che ho risolto, con i gas naturali, ragazzi. Che senso? Io mi autoproduco. No, abbiamo capito. Scusa, avevi parlato di un secchione cronista? Sì, nostro ospite. Quello che leggo qua? Il dottor Giuseppe Arleo, che ne sa più di noi. Sicuramente. Dottore Arleo? Mi sente? Sì. Ho detto giusto? Sì. È come Ercomi e Arleo, giusto? Sì. Però sì, non l'abbiamo vista a Sanremo, come mai, dottore? No, È perché la presenza dell'economista è a peso d'oro. Esatto. È come i virologi. Dottore, è come i virologi adesso, siete in auge. È il vostro momento. Magari. Mi vuole cantare un attimo Jingle Bell, così? No, per carità. Allora, come sa e come ormai ci conosce il nostro pubblico, noi scherziamo, ridiamo, dissacriamo, però ogni tanto
ci tagliamo uno spazietto per dire anche delle cose serie e intelligenti, ed è per questo che ci colleghiamo con esperti in ogni campo. In questo caso, intanto vogliamo dire la qualifica del dottor Arleo, coordinatore dell'osservatorio Next Generation di Comparator.eu, è giusto? Giustissimo. Non so perché ho usato questo slang shish alla Renzi. Sì. No, ma fa molto tendenza, dai. Bene. Ha studiato ad Harlem, lo scusi, dottore. Allora, dottore, partiamo subito a bomba. Ma che sta succedendo con questo caro bollette? Non ci stiamo capendo nulla. Beh, sostanzialmente fa parte di una delle cose più negative di questo 2022. Il caro bollette riguarda in maniera orizzontale tutti e poi va a cascata poi sul consumatore finale, perché l'imprenditore che produce alla fine, se ha più costi per poter sostenersi, non fa altro che salire di prezzi, e quindi poi troveremo dei prezzi più alti su qualsiasi bene. Il problema è che mentre ci sono dei beni sostituibili, ci sono poi degli altri beni come quelli di primaria necessità, dove sostanzialmente uno non ne può fare a meno. Cioè, cominciamo a parlare dei generi alimentari, pane, pasta, eccetera. E quindi è normale che se prima con 100 euro facevo un certo tipo di spesa, e oggi con 100 euro, volendo farla proprio semplice, faccio un diverso tipo di spesa. Oppure, se voglio fare la stessa spesa, mi vado a ritrovare in tasca e meno soldi. Ma prima abbiamo visto delle notizie, ci sono tante percentuali, sì. C'è molta confusione, anche perché le notizie sono in aggiornamento. Si parla di un aumento oltre il 50-60% in bolletta, è giusto? Allora, sostanzialmente la questione è che poi l'incidenza che uno non si trova in bolletta parte da un certo importo, poi dopo ci dovete mettere l'IVA, le accise, e quindi quello è l'importo. Le imprecazioni, ce n'è di roba da mettere. Tantissime. e quindi poi per quelli più coraggiosi si cerca di andare a studiare la bolletta. Dottore, a Roma c'era un'espressione meravigliosa che era: aggiungi IVA, OVA e UVA e il conto è presto fatto. Diceva sempre così. Bravo. Giustissimo. Ma per la prima volta nella mia vita vorrei fare una domanda seria. Non ci crediamo assolutamente. No. Giuro, dai. Ho letto sulla Verità, sul quotidiano, che c'è una sua intervista, un suo pezzo, dove si parla di un'inflazione ufficiale e un'inflazione percepita. Beh, noi la stiamo percependo più alta di quella che è o più bassa? Perché io sto inguaiato, cioè non riesco più a pagare le bollette. Attenzione, dottore, lei dovrebbe essere emozionatissimo e onorato perché non si è mai espresso in questo italiano così fluido. Ottimo. No, il mio timore è che noi percepiamo l'inflazione per quella che è, perché quando noi sentiamo insomma dire l'inflazione a 4, 4,5, 4,8, che poi sembrano i numeri all'8, insomma, ecco, quella lì viene fatta su di un paniere di circa 1770 beni. Il problema è che di solito si ragiona con un meccanismo di surroga, cioè ci sono dei beni che io non vado a mettere nel paniere perché io, Istat, penso che quei beni possano essere sostituiti da un diverso tipo di beni. Il problema invece è che se ce li mettiamo tutti i beni, tra cui quelli che hanno in pratica i rincari più alti, ci rendiamo conto dagli studi che noi abbiamo fatto che siamo intorno al 7,8, intorno all'8%. Dottore, che significa... Scusi se vado a bomba sull'argomento. Credo particolarmente perché come ho detto prima, io ho preso il contatore della corrente, l'ho staccato e mi sono agganciato abusivamente a quello dei miei genitori. Vabbè, ma questo non c'entra, non so se era questo. Questo è relativo, per lei. Non gli dia spago, dottore. No, ma la domanda è questa, perché la crisi energetica nel lungo periodo dove ci porterà? Beh, ci porterà sotto su il ponte. Che ho detto prima, no, mi auguro di no, insomma, ci porterà su quello che ho detto prima, cioè che se salgono i costi delle materie prime, se salgono i costi dell'energia,
poi la piccola e media imprenditoria, anzi forse più la micro imprenditoria, non fa altro che salire i prezzi, perché giustamente il povero imprenditore che deve cercare di trovare un equilibrio per poter conservare l'utile, i dipendenti, eccetera, eccetera, non può far altro che mettere dei prezzi più alti. Mettendo dei prezzi più alti, quelli che pagano poi alla fine ne siamo noi. Mi scusi, ma visto che parliamo di energia, ma la transizione green per l'Italia è attuabile veramente, secondo lei? Lei apre un discorso molto ampio. Come siete allora, seri, tra l'altro? Ma come l'hai detto? Non so. Mi sono fatto scrivere i testi. No, perché dottore, problema, qua ci stiamo tutti scagliando contro Cingolani, no? Qua ci si chiede, ma transizione ecologica in che senso? Cioè, andiamo avanti verso le energie rinnovabili oppure indietro, che ne so, ci faremo luce con la candela, con le lampade a petrolio? Se io le dicessi che una delle migliori energie è quella data dal nucleare, e lei cosa mi risponde? Scoperchia. Si scoperchia il vaso di Pandoro, l'inimmaginabile. Anche se non siamo a Pasqua, cioè. Si scoperchia Salvini perché sta rilanciando questa campagna sul nucleare. Il problema è che noi abbiamo una nazione confinante come la Francia che sul nucleare è molto più avanti di noi, e quindi, volendola fare proprio facile, può andare su un diverso tipo di energia e quindi può subire di meno i rincari che ci sono. Si va sicuramente con la transizione ecologica, si va verso un diverso tipo di energia, questo è sicuro. Bisogna trovare un compromesso valido tra la sicurezza delle nuove energie e chiaramente la volontà di avere un rischio molto alto. Dottore, io capisco il suo ragionamento sul nucleare, ma è anche vero che l'Italia è il paese dell'usole, l'umare, l'uviento, insomma, quindi ci piacerebbe pensare ad un futuro sempre più green. Ma assolutamente, quello fa parte comunque delle rinnovabili, anche quello. Il problema è che ci sono delle situazioni che sono state sicuramente valutate prima, e quindi si sono fatti dei tipo di investimenti più coraggiosi. Noi siamo rimasti un po' indietro, come capita quasi sempre, e ora dobbiamo cercare di andare a recuperare. Dottore, va bene pure il solare. La nostra Elena ha alzato la mano, lei e non vuole andare in bagno, non è per dire che non vuole andare in bagno, ma ha una domanda, forse l'ultima. Sì, ha pubblicato da qualche giorno le analisi sulla crisi delle aziende del turismo post pandemia. Ci fa un riassunto breve su insomma, non vogliamo analisi. Darle i tempi, ma la televisione corre come il rincaro delle bollette. Quindi le diamo un 40 secondi, un minuto per farci una estrema sintesi. No, la vera problematica del turismo è che sostanzialmente si viene da un paio d'anni di pandemia, e fin quando non si riesce a tenere sotto controllo tutto l'aspetto pandemico, vuoi per paura, vuoi per timore, ma vuoi anche per delle restrizioni, non siamo molto messi bene. Ci sono dei paesi che per la verità sono anche molto più spregiudicati di noi, che sono molto più attrattivi. Sul turismo ci saranno sicuramente dei finanziamenti, dei incentivi, ma io sono dell'idea che fin quando non si ha sotto controllo la situazione pandemica, noi rischiamo veramente di vivere con una prospettiva di breve e medio periodo. Bene, grazie dottore. Lei ha avuto non solo la capacità insomma di chiarirci meglio le idee, ma anche di darci una prospettiva generale sullo stato attuale e su quello futuro, insomma.
E anche di tranquillizzarci, è stato... Io sì. Mi sono tranquillizzata. Tutti dovremmo avere un economista su in casa. Sì. Tutte le mattine un economista che ci dà il buongiorno, ci fa le previsioni, non del tempo, ma... Esatto. Non del tempo, però. Guardi, dottore, io non per sfiduciarmi, però mi tranquillizzo solo quando mi arriva il bonus dallo Stato per aiutarmi. Vabbè, va bene. Vediamo questo collegamento, è un professionista, non possiamo parlare di questi sotterfugi. Ringraziamo il dottor Giuseppe Arleo per essere stato con noi. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie a voi. Salve. Insomma, è stato abbastanza esaustivo. Sì, chiaro. No, forse non per tutti. Sì, a me qualche dubbio mi è rimasto, vabbè, ma poi ne parliamo in privato. Hai capito la lezione? Sì. Poi elaboro io i dati, piano li elaboro. Vediamo se hai capito. Fammi una sintesi, una summa. Cosa hai capito? Che è un messaggio che veramente sentiamo forte. Un tema che si è molto sentito nel cuore proprio. Noi italiani lo sentiamo molto nel cuore. Sì. Molto nel cuore, giustamente. Ma io poi dico, ma perché chiedo a lui? Sei comunque complice. Sai cosa? Passiamo da chi le parole le usa male a chi le parole le usa bene. Magistralmente. Oh. È il momento. Altissimo. Anticipiamo un pochino perché, come abbiamo detto prima, abbiamo nell'ultimo blocco un momento... Dammi un altro aggettivo. Esilarante. No, che esilarante? Apotropaico. Vabbè, no, era un aggettivo che mi è venuto così. Vabbè, attesissimo col super ospite, quindi anticipiamo il nostro Pio Bove. Buonasera. Poeta su richiesta. In questo momento sono in Australia. C'è un sole che spacca le pietre. Ah, perché lei sta facendo ovviamente del... una tournée in Australia, Melbourne, Sydney. Sto facendo una tournée e ho scoperto che qui, per risparmiare sull'ambiente, fanno girare i canguri a tasche alterne. Poeta, lei ha questo passato da comico, cabarettista, che ogni tanto le esce fuori. Deve frenarlo. Aiuta la scrittura poetica questo passato. Questo passato. Sì. Diciamo che, che è passato. Però vedi, in Australia ha cambiato anche look, non ha più il lupetto, ha questa camicia così sblusata, sbarazzina. Beh, perché in Australia col lupetto... Ha ragione, il canguretto ci voleva. No, esatto, che in Australia il lupetto è una specie protetta comunque. Basta. Allora, abbiamo parlato di numeri, no? Come si può parlare di agganciarci alla poesia quando si parla di logica, di numeri, percentuali, ragionamenti, economia, finanza, è difficilissimo. In realtà la poesia, ci pensate, oltre ad allietare le nostre menti, ha anche la funzione di aprirle, no? E di innestare anche dei pensieri logici, ancora più logici della matematica. Beh, no? I grandi poeti, i filosofi con la poesia ci hanno anche insegnato la società, come si vive. Ma che sto dicendo? C'ho la mente apertissima. Mi sto commuovendo. Infatti è ripartito con le grandi menti, mi sembrava più grande menti. Mi sono perso in questo ragionamento, però sta di fatto che la poesia... ci può in qualche modo racchiudere in un sonetto, non come fa Gian, ma in poche parole, il senso più profondo di quello che abbiamo detto sinora. Giusto, poeta? Giusto. Ho cercato di cogliere in questo breve sonetto, insomma, delle parole di un artista che stimo molto. Colui si chiama Lucio Dalla. Ma come Lucio Dalla? C'è il caro Bollette, quindi è Lucio Dalla. Poi Dalla, cioè, perché... Sì. E come fa sto sonetto, mi scusi? Questo sonetto fa... Rincaro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sono quasi obbligato, sicuro ti pagherò. Ma la televisione ha detto che un nuovo anno porterà una trasformazione che tutti stiamo già pagando. Non ci sarà da mangiare, ma la luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, tanto i sordi tanti ne fanno. Pura verità. Molto bravo. Che bello, che bello. Qua stiamo veramente toccando livelli altissimi, addirittura rimaneggiamo anche testi celebri di canzoni. Vabbè, poi con l'asta. Pure direi, proprio... No, intendevo dire... Più, eh?
Posso fare di più, dico, perché questo è un sonetto, di solito sonetto e mezzo, insomma, posso andare avanti. Certo, chiaro. Non so come andare avanti. Niente, niente, perché vabbè, questa è veramente la conclusione adatta per questo nostro hashtag, caro Bollette. Vabbè, veramente. Grazie alla creatività e alla fantasia del nostro Pio Bove, aka Luigi Martini, che con questo sonetto ci riporta alla musica. Alla musica, e questo, certo, il gancio perfetto. Sì. Mamma mia, un maestro questo ragazzo di ganci, eh? Di ganci, e non è un pugile. Vabbè, rimanete con noi, perché tra poco abbiamo un'intervista a un ospite che avete già visto in questo programma. Avete assaggiato. Assaggiato. Che gancio anche tu. Avete avuto un aperitivo di quest'ospite. Ah, infatti avevo parlato un aperitivo. No, la settimana scorsa abbiamo parlato con lei di buffet. Sì. Attenzione! Attenzione, altro. La piantiamo. La piantiamo. A tra cominciamo poco a lavorare. Una puntata faticosissima, faticosissima. Vabbè. È colpa nostra, dai Stefano, no, facciamo, perché... facciamo outing. Si annoia stancato. Facciamo outlet. No, ho sbagliato. Perché queste battute no sense, anche durante lo stacco pubblicitario. Uno sfinimento, sfinimento. Va bene, l'abbiamo annunciata diverse volte durante questa puntata. Chiudiamo, secondo me, questa parentesi di Sanremo, ma anche legato alla musica in generale, con un ospite che avevamo già interpellato nella puntata precedente, ma in maniera... L'avevamo nominata, ma forse in maniera sbagliata. Nominata e anche interpellata malissimo, perché Stefano si era giocato questo credito con lei, ma non per fare una domanda, ma per dare manforte a... Sì, perché abbiamo parlato con lei dei buffet di Sanremo. È proprio un argomentone, roba di altissima cultura. Allora, l'abbiamo avuta in contributo l'altra volta, l'abbiamo in carne e ossa, anzi in metadati. In DAD. In DAD. Giulia Luzzi! Sì, Giulia! Buonasera, benvenuta! Ciao! Ci senti? Vi sento. Purtroppo. Bene. Senti, noi alle tue spalle la volta scorsa abbiamo avuto un problema di dizione sul tuo cognome. No, perché, soprattutto non voglio fare nomi e cognomi, eh. No, io ti ho proprio interpellato, ho detto facci sapere com'è la pronuncia corretta, perché non vorrei mai sbagliarlo. Bolognese, capito? Ho un problema. Allora, senti come la nomina, senti come ti chiama. Luzzi. Invece no, Giulia. In realtà la dice bene. Oh, con la zeta dolce! Cioè, scusa, noi siamo romani, Giulia, se c'è Luzzi, così, no? Ma allora, il problema è che il mio cognome ha una sola zeta, quindi non andrebbe calcata. Ah, ok. Però vabbè, io stessa quando dico dico Luzzi, non dico Luzzi. Scusa Giulia, ma voglio dire, ma tu che ne sai? Manco avessi fatto l'attrice in vita tua. Scusa, eh. In Abruzzo direbbero Luzzi. Oppure come la bevanda greca Luzzo. Basta, qua abbiamo chiuso. Scusaci Giulia. Senti, noi abbiamo parlato lungamente, sia nella puntata precedente che in questa, ovviamente di Sanremo, perché volevamo rubare un po', rosicchiare un po' di audience, un po' di hype, perché siamo delle persone meschine. Sì, veramente basse. E tu hai avuto un'esperienza meravigliosa a Sanremo. Correva l'anno? 2017. Ma te lo ricordi ancora come se fosse fresco vivo o ormai un vecchio ricordo? Dai, no, abbastanza. Diciamo che sì, sono passati 5 anni, non 20, quindi è abbastanza vivo ancora. Giulia, se ricordo bene, era un Carlo Conti Terra, vero? O il secondo o il terzo, forse il terzo, hai ragione. Forse il terzo. Comunque è impossibile dimenticare. Poi vogliamo dire, il primo presentatore nero della storia di Sanremo, un momento molto inclusivo è stato, sì. Già avanti loro. Sì. Giulia, ma ci racconti, non sappiamo bene questi retroscena, come viene scelta una canzone, cosa succede, ti chiama proprio il presentatore, il direttore artistico? Ecco, questa è una bella domanda, perché io vi giuro, ancora oggi faccio fatica a far credere alle persone, ma anche agli amici che me lo chiedono, che io non sapessi nulla. Ma in realtà è così, cioè io ho scoperto... Giulia, puoi cambiare anche amicizie a questo punto. Stavo pensando, perché dico, ma non potete non fidarvi di quello che vi dico. Allora Giulia, io ho degli amici cantautori che mi confermano che voi lo scoprite in diretta esattamente come noi, quando lo annunciano. A quei tempi forse a Domenica Inn le dicevano, mi sembra. Meglio, ragazzi, non, diciamo, faccio fatica a pensare che i big non lo sappiano. Però, diciamo, per esempio io, che non sono e non ero... nome, diciamo,
quelli, no, che per forza ci la prendono. Ma quanto sei umile, perché non fai ti buttare giù, dai, flexa un po', flexa. È vero, non avevo alle spalle anni di carriera discografica, quindi insomma non era assolutamente detto. No, infatti no, hai cominciato solo a 9 anni tu a recitare, a cantare. Quindi, a recitare, sì, a recitare, a doppiare, però... Giulia, chiedi a Gian cosa faceva a 9 anni, rubava già i suoi primi motorini? No, io giocavo a curling a casa, invece di lanciare la boccia lanciavo il ferro da stiro di mamma e graffiavo tutti i pavimenti. Beh, la gioia proprio di mamma, gli ruba la corrente, un figlio, vabbè. Quindi insomma l'hai scoperto, veramente sei impazzita. L'ho scoperto lì per lì, era il 12 dicembre del 2016, non lo posso dimenticare. Ma hai fatto come Blanco quando ha vinto? Cioè ti sei ubriacata prima? Guarda, mi ricordo benissimo, ero con i miei genitori ovviamente, mia sorella, eravamo tutti in salone e niente, quel giorno tra l'altro ero stata a pranzo perché era il compleanno di un caro amico di famiglia, molto amico anche di Max Tortora. Ok. Quindi eravamo a pranzo al mare con lui anche e io raccontai che insomma quella sera avrei scoperto. E lui mi disse, ma ti prendono al 1000 per 1000, sono certo. E io dissi, oddio Max, oddio, così certa non sarei. No, ti prendono al 1000 per 1000. Ma te l'ha detto imitando quale voce? Lui, se stesso. Ah, se stesso. E poi non si capisce più chi è lui. Beh, insomma, una previsione azzeccatissima. Quindi, Giulia, io ti volevo chiedere anche che cosa succede dopo, cioè... Viene annunciata la tua canzone, ma dopo come ti organizzi? Sia insomma, ad esempio Emma ha scelto come direttore d'orchestra Francesca, la Michelin, e poi anche la scelta della cover da cantare, il duetto da fare, insomma. No, ma anche cose più semplici, chi ti prende dall'albergo, il treno, cioè, dove andate a dormire? Lo stilista, se ti chiama lo stilista o sei tu che scegli. A tutto ciò, alla parte diciamo organizzativa, logistica, treni, aerei, alloggi, eccetera, ovviamente non pensano gli artisti, ma pensa la discografia. Bene. E, per quanto riguarda invece scegliere la cover, ovviamente ci siamo confrontati a lungo io e Rage, Alex, ci siamo confrontati noi due e anche gli autori l'autore Luca Chiaravalli, che è uno degli autori, ma che ha poi arrangiato il pezzo di Sanremo, Togliamoci la voglia. E siamo stati da lui un giorno a Gallarate nel suo studio e abbiamo sia inciso diciamo definitivamente la canzone di Sanremo che poi abbiamo anche così studiato idee per la cover. In realtà l'abbiamo fatta veramente in 2 ore, è uscito tutto, Alex aveva riscritto la sua parte, purtroppo poi quella cover non siamo riusciti a cantarla sul palco dell'Ariston perché ho avuto questa immensa fortuna di capitare nel Sanremo, nell'unico Sanremo in cui c'erano le eliminazioni. E quindi insomma la ricordavo. Vero, vero. E qual era la cover disegnata, Giulia? Era bellissima, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, tra l'altro l'abbiamo mandata a Morandi e gli era piaciuta da morire, ci aveva fatto tantissimi complimenti. Purtroppo è andata così, questa è una cosa che mi dispiace tantissimo perché veramente... Come era nata l'idea della collaborazione con Rage? Come mai, come nacque? Ci siamo conosciuti sempre da Luca Chiaravalli, mesi prima, in studio, perché... passavano artisti, no? Ci siamo conosciuti, così abbiamo scambiato 2 chiacchiere, carino. Poi a un certo punto è uscita per le mani di questi autori, quindi Chiaravalli, Zibba e di Antonio Iammarino, che è un altro bravissimo autore, questo pezzo che era un duetto, ce l'hanno fatto ascoltare e abbiamo detto, vabbè, ma perché no? Perché no? Zibba poi siamo... fece anche Sanremo, no? Con la voce molto profonda, ricordo bene? Esatto, bravissimo Zibba, sì. Sì, molto bravo. Scusa Giulia, ma adesso cosa... va di moda litigare col proprio partner, voi tutto d'amore d'accordo, neanche piccolo vaffa? No, siamo stati benissimo e quello che ci diciamo spesso è che comunque, sì, chiaramente è inutile essere ipocriti, ci è dispiaciuto per come è andata quell'anno, però allo stesso tempo abbiamo vissuto veramente un'esperienza pazzesca, proprio come una famiglia, eravamo la mia discografia, la sua, poi era diciamo la Warner, siamo stati insieme con i nostri uffici stampa, in un clima veramente tanto divertente, nonostante comunque fossimo stati eliminati alla prima sera, quindi eravamo in ballottaggio per l'eliminazione la prima sera. Come mai non mi parlate più adesso però? No, non hai capito quello che ha detto, no. Ma non d'amore d'accordo. Collegamento.
Senti, io ho una domanda, una curiosità personale, no? Ma tu lo sai che io faccio sempre domande super intelligenti. Ma i camerini di Sanremo fanno veramente schifo. Come non può parlare male di Sanremo. Aspetta, però. È vero? Sì, ragazzi, sono proprio bruttini, piccolini, un buchetto. Poi mi ricordo si gelava, avevo un freddo assurdo. Beh, poi sono pieni di cavi dove rischi di inciampare e insultarli perché cavi, come la Ferilli. No, i cavi lì no. Allora ragazzi, abbiamo scoperto che è una palla. L'hai seguito il Sanremo di quest'anno? Certo. Sei contenta dei vincitori? Ti favi per qualcun altro? Allora, il mio cuore è di Elisa, perché io amo. Hai detto Iva Zanicchi? Diva? La amo proprio follemente come artista, come persona, come essere umano, non so, mi trasmette proprio delle sensazioni bellissime. Però non posso insomma negare che il pezzo di Mahmood e Blanco fosse quest'anno un po' una spanna sopra tutti e quindi hanno meritato. Lo sai Giulia che i bookmakers. Mi ho perso una K. Danno già per i bookmakers, vabbè, gli scommettitori danno già come vincitori all'Eurovision Mahmood e Blanco. Beh, magari. Facciamo doppietta? Magari, sarebbe bellissimo. Beh, devono quantomeno fare uno show all'altezza dei Maneskin, sì. Devono fare uso di droghe in diretta esatto. Per poter vincere. E poi non è vero, trovate le stesse cose. Poi bisogna baciarsi tra uomini e tra donne, fare scalpore, altrimenti ragazzi non è allora, facile. Allora io credo, questa è una cosa che ho detto, che secondo me all'Eurovision loro concluderanno l'esibizione con un bacio. Sì, vedi? Attenzione, come questa è la previsione. Questa è la tua previsione, vediamo se si azzecca. È la mia previsione. Giulia, scusami, hai qualche amicizia in gara? A parte la stima professionale per Elisa. Qualche amicizia nel cast di quest'anno? Sì, nei concorrenti. Beh, io ho una stima e un'amicizia con Fabrizio Moro. Ok. Sì. Conosciamo abbastanza bene e insomma, quindi il mio cuore ti fa anche per lui. Anche se onestamente credo che non sia il suo pezzo più bello quello che ha portato con. Sono d'accordo. E scusa, e con Beppe? Vessicchio? Sì. Allora, Beppe Vessicchio l'ho conosciuto quando ero veramente una pupina, avevo tipo 9 o 10 anni, e lavorai con lui, non mi ricordo neanche per quale lavoro, comunque in un coro. Lo Zecchino d'Oro. No, non era lui. Era il maestro anche allo Zecchino d'Oro. Aveva già il pizzetto. Aveva già il pizzetto, era e già la barba bianca. Era già un cocker. No, ed era il maestro d'orchestra della parrocchia sotto casa e dello Zecchino d'Oro. Poi smettiamo? È salito a Sanremo. Di farci un altro nemico? Giulia, visto che ti sei autocitata su quando eri fanciulla e piccolina, ci racconti un po' dei tuoi trascorsi d'infanzia quando eri una bellissima e bravissima attrice? Allora, diciamo che il mio percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato nella magia della Disney. Io ho iniziato così, a doppiare i cartoni della Walt Disney. Sono stata la voce di Hannah Montana, della Sirenetta 3, quindi proprio nel prequel in realtà di Ariel. Quindi quando Ariel però era... Giulia, tu non hai sbroccato come ha fatto Hannah Montana poi, nel privato? Sempre, a quanto pare ancora no, poi non lo so, Chi può dirlo? Chi può dirlo? Guarda Giulia, i martelli li hanno già leccati, quindi eventualmente no, buttate su altri accessori. Perché... Fai un giro in ferramento, non lo so. Dicevi, quindi? Dicevo che quindi ho iniziato con la Disney. Da lì c'è stata questa occasione di fare il mio primo provino in assoluto per la televisione. Non avevo mai studiato recitazione né niente di tutto ciò, infatti non pensavo mai che potesse andare, però vabbè, mi vado a divertire. E in effetti è stato un provino divertentissimo, sono uscita dal posto in cui ho fatto questa audizione e ero con i miei genitori ovviamente e ho detto quanto mi sono divertita, lo voglio fare ancora. E poi a distanza di qualche giorno è arrivata questa chiamata in cui la produzione mi diceva sei stata presa per il ruolo di Yolanda Bellavista. Questo che era Cesaroni o medico? Non mi ricordo. Di Cesaroni. Quindi sono stata in quel cast insomma per tanto tempo, ci siamo divertiti tantissimo, eravamo tanti ragazzi quindi siamo davvero cresciuti insieme. Ed è stato bello, alcuni li sento. Tu eri la migliore amica della figlia di Amendo. Ma che stai facendo? La gossipare? No, nella parte, il ruolo di Yolanda. Sì, ero la migliore amica di Alice, di Nicola Olivieri. Di Alice. Sì. Scusa Giulia, ma Stefano sta facendo come Fazio ha fatto col Papa. Sì. Non so se te ne sei accorto. La barba pure sta prendendo quel colore. Sì, ecco. Comunque, dicevo scusami. Che di oggi, non so se lo sapete... che la Lego ha deciso di replicare i personaggi dei Cesaroni. Sì, col bar della Garbatella, se l'ho visto, con tutta l'ambientazione. Bellissimo. Sì.
Senti, ma rimanendo in tema scusa, attoriale... Aspetta, c'è un altro piccolo gancio a proposito di Cesaroni. Margherita Vicario ha partecipato quest'anno con la rappresentante di lista, mi sa? Sì, sì. Sì, Margherita che adesso ha intrapreso principalmente un percorso da cantautrice. Sì, sì. Solo che non ci conosciamo benissimo perché quell'anno in cui lei era, diciamo, più presente sul set, io in realtà... Ero in tournée con Romeo e Giulietta e quindi il mio personaggio era un po' uscito di scena, quindi non la conosco più. Va bene, avete litigato, abbiamo capito. Non ancora. No, io volevo chiedere a Giulia se nel suo futuro vede più cose relative, parlo a livello lavorativo, livello attoriale o di cantante. Ma perché scegliere? Certo, puoi fare anche tutte e due, però se c'è una cosa preferita sull'altra. Allora, diciamo che la mia passione più grande è, e credo rimarrà sempre, la musica. Il massimo sarebbe riuscire a coniugare un progetto televisivo, cinematografico, dove rientri anche la musica. Lì sarei veramente la persona... Quindi diciamo un film musicale, che in Italia è un genere che non viene molto utilizzato, ma invece negli Stati Uniti e in Gran Bretagna è tanto tanto usato. Un La La Land, diciamo. Sì, perché il problema è che in Italia, quando pensiamo al film musicale, ci vengono in mente i musicarelli anni 60, quelli di Albano e Gianni Morandi. Perché noi siamo un'altra generazione. Cioè, sono... Secondo me, e soprattutto ci sono tanti bravi artisti in Italia che... insomma non sfigurerebbero. Scusa, la cosa che si avvicina di più però a livello teatrale è stato Romeo e Giulietta, immagino, comunque era musical, no? Diciamo, era la cosa che più ha fuso le tue anime. Ma infatti quello, per me, lo dico sempre, è stato in assoluto il lavoro più bello che abbia mai fatto, la mia esperienza più bella in assoluto, perché sono riuscita veramente a esprimermi. Che era 2015? Come? Che anno era? No, ho iniziato nel 2013. Ah, ok. Siamo stati in tournée con ovviamente momenti di pausa fino al 2018. Ah, mazza, così tanto tempo? Sì, più di 500 repliche. Fantastico. Wow. Comode. Wow. E tale quale, ce lo racconti? Vabbè. Giulia, allora, sei l'unica in Italia ad avere tutto sto curriculum, cioè guarda quante pagine, cioè un po' meno, un po' meno. Ma infatti, basta. Guarda, tra 42 minuti ti liberiamo, non ti preoccupare. Cioè, arriviamo ai giorni nostri. Guarda Gianni, il suo curriculum è un foglio bianco, scritto a penna. C'è solo il mio numero di telefono, c'è scritto chiamatemi e spesso lo espongo anche nei bagni. Non lo vogliamo sapere, abbiamo capito. Va bene, tale quale, dai. Raccontaci tale quale, dai. Ah, tale quale è stata quella più divertente. E pensa che i miei colleghi che l'avevano già fatto tendevano un po' a spaventarmi, mi dicevano vedrai che sarà difficilissimo, sarà molto stancante, ore e ore di prove, di trucco. In realtà io l'ho vissuta come un'esperienza veramente divertente. Poi avevo 21 anni, adesso ne ho 28, quindi sono passati 7 anni e io l'ho vissuta proprio senza nulla da perdere, nel senso che Carlo poi diceva che ero la mascotte del programma, quindi non so, io non mi sentivo che dovevo competere con nessuno, perché parlavamo di artisti, insomma, con molta più carriera di me, molta più, no? Insomma, c'era Massimo Lopez quell'anno, per dirne uno. Quindi io non mi sentivo in gara con i miei colleghi, io mi volevo divertire e basta. L'ho vissuta proprio così e in effetti mi sono divertita da morire. Però scusami, sul cast di tale e quale, no? C'è anche una sorta di dicotomia tra quelli che vengono dal mondo del canto, tipo te o tanti altri cantanti che sono stati ospiti di Carlo Conti, e chi invece, per esempio, quest'anno c'era Biagio Izzo, che fa riderissimo ma non sa cantare. Vabbè, ma bisogna coprire un po' tutti gli ambiti. E loro devono sentire delle caselle, a mio parere. Devono prendere gente che faccia divertire, quindi che faccia lo show, e che effettivamente fa il programma con quello scopo, non per vincere ma per far divertire il pubblico, e poi invece devono, insomma, mettere delle voci, qualcuno che faccia show in un altro senso, no? Ricordo che Amadeus è stato concorrente, quindi ti auguro di presentare Sanremo molto presto. vabbè, mi piacerebbe più partecipare che presentare. Vabbè, un pensiero per volta, dai. Giulia, ma tra i personaggi che hai fatto, quale pensi sia venuto meglio e quale pensi invece sia venuto un po' meno meglio? Peggio, dai, tale diciamo. Tale quale? Sì, a tale quale, sì. Allora, partiamo col peggio. Sicuramente questa l'imitazione di Tracy Chapman. Sì, la ricordo. Era veramente lontano sotto tutti i punti di vista. Fisico, canoro, quindi insomma quella sicuramente non è stata tra le mie migliori uscite, però se invece pensare a quelle migliori,
veramente alla fine forse quelle con cui ho vinto le puntate, in effetti era giusto secondo me, Elisa, Arisa, Cristina Aguilera, e poi quella che nel cuore proprio è il Piaf. Wow. Ma ti ricordi un frangentino di quell'imitazione di una di queste? Quindi quella che vuoi, una puntina. Faccio Cristina Aguilera. Ah, ok. Yeah. Allora, Cristina Aguilera, vabbè, adesso immaginatela. Sì, sì. I'm sorry for blaming you for everything I just gotta do and I found myself my Ma tu ci spari una Cristina Aguilera così, bravissima. Cioè, non è una qualsiasi Aguilera. Scusa Giulia, io voglio diventare amico tuo, perché tu sei a pranzo, a un certo punto ti guardo e ti dico Madonna, e tu fai Madonna, che ti faccio un botto. Ma scusate, a questo punto, siccome ha fatto Aguilera, ma chiediamole anche qual è il suo pezzo preferito della sua discografia personale, magari Facciamo così, riesce Gian, a fare un pezzettino, no? Visto che Giulia... ti ha sparato così un Cristina Aguilera all'improvviso. Sì. Tu un ragionamento logico, è una cosa assurda. L'ho visto? Chiudiamo. Oggi pioverà sicuramente. Chiudiamo la puntata con Giulia. Noi la annunciamo come se fossimo a Sanremo. Ti facciamo tra l'altro l'augurio, no? Di avere un, come Mattarella bis, un Lucy bis. Un Lucy bis. Quindi speriamo, incrociamo le dita. Di rivederti presto a Sanremo. Sanremo, serve quello. Allora, dici i nomi degli autori della canzone, intanto la so io, Paracadute. Ah, ok, Paracadute. Quella? Vai. Bene. Dici gli autori o i cognomi, puoi anche inventarli. No, sono veri, gli autori sono Luzzi Papazzoni Dellicarri. Papazzoni Dellicarri, benissimo. Sì. Ok, allora, Berardino, vogliamo fare così, la salutiamo adesso? No, la salutiamo, le facciamo chiudere col brano e chiudiamo? Oppure sì, la salutiamo? Sì, no, annunciamo, per una volta facciamo noi Sanremo, il Festival di Fattacci. Sì, sì, sì. Allora, di Luzzi, papà. L'orchestra, i Cerebros. Dirige l'orchestra. I Cerebros, dirigono l'orchestra. Vabbè, però stai presentando malissimo, te lo posso dire? Come? Stai presentando malissimo. Sì, è vero. Sì, no, stiamo facendo un briefing. Al volo così. Ah, okay, però ci devi dire se è giusto. Prima gli autori, poi il titolo della canzone? No, dirige l'orchestra. Dirige l'orchestra. Il Cerebros. E canta Giulia Luzzi. Sì, quindi titolo, autori, prima di Vabbè, abbiamo capito che non potrà mai condurre. Allora, faccio io. Fai paracadute, io faccio gli autori, dirige l'orchestra e tu canta. Canta. Che orchestra qua, vai. Abbiamo approntato, su. Amicate in camera, vai. Vai. Paracadute. Di Luzzi, Papazzoni, Dellicarri. Dirige l'orchestra I The Cerebros canta Giulia Luzzi. Invece io mi sento unica, bellissima, nonostante le tue scuse. Adesso volo e non ho limite, e se mi spingi verso il margine non cado, stanne certo, sono il mio paracadute. Giulia, momento magico che noi adesso estrapoleremo e manderemo, sfrutteremo in continuazione. Allo sfinimento. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Secondo me dobbiamo chiudere la puntata con Perché Fattacci e Fattacci. Ce l'hai servita proprio così. Dai. Scusa, sta succedendo qualcosa dietro le camere. Dopo che hai cantato è successo qualcosa. Ragazzi, aspetta. Scusate, tutto live. C'è una news dell'ultima ora. Lo share è schizzato al 66%. Incredibile. Grazie all'intervento di Giulia Luzzi. Tra l'altro, vorrei partire. 666 è il numero diabolico. Sì. Al 66,6%. Poi Gian, sì. Mi sembra che la H stiri un pochino. Non so, c'è qualcosa che... Scusate, perché Giulia non sa. Il 33,3% perché il campione del condominio era uno su tre famiglie, sua sorella. E adesso si è aggiunta anche mia zia, quindi... siamo al 66% di share, ancora ragazzi con Fattacci. Vabbè, e con questo chiuderei con la sigla di Fattacci. Facci la sigla di Fattacci, vai. Ok. Para pa 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 para.
para pa 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 para para pa 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 para pa perché fattacci e fattacci pa pa pa, pa. A mercoledì prossimo alle 21 il Chiodo di Giulia, grazie. Ciao, ciao ragazzi, grazie, ciao.